Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sono dimenticato le luci. Molto bene, aspettate un attimo. Eccoci. Buongiorno, buongiorno. Ciao Matt, come andiamo? Spero tutto bene. Aspettate che tolgo un auricolare, se no non sento la mia voce. Scusate se non ho la solita carica oggi, ma ho la gola un po' irritata, ecco, e quindi parlare mi verrà un po' difficile e se tossisco è anche per quello. Wow, spero che vi siano dispiaciuti questi 5 giorni in cui non ho fatto live. Purtroppo ero all'università, come sempre, tra l'altro. Fare l'università da pendolare è una bella rotta in culo, specie quando sei distante anche dalla tua stazione dei treni. Dai. E vi volevo ringraziare un casino. Prima di iniziare la live, perché l'ultima live di Minecraft è stata devastante a livello di numeri. Io, cazzo, non me lo so spiegare. E wow. Lo riportiamo domenica Minecraft comunque. Una volta a settimana, non dico tutte le settimane, però voglio portarlo, insomma, ecco, mettiamola così. Non so come si sentirà in live la mia voce, cioè io me la sento sta strana, stra irritata. Bassiamo un po' Spotify innanzitutto, che sennò devi rimanere solo di base Spotify. Hola. Hola. Allora, prima ringraziamo gli ultimi follow. Per esempio, XD Brando, Sono Moai, Luca Hero 08, Sia Fedrk FC, bella, e Geronimo Guarda Live. Grazie mille per il follow. Allora, abbiamo raggiunto i 1200 follower, che è una roba wow. Come cazzo è possibile che abbiamo raggiunto i 1200 follower? Sì, porcone. Madonna. E stiamo crescendo sempre di più. E adesso forse dovrebbe ricominciare a streamare Moro. Vediamo, vediamo. Se torna Moro, i numeri saranno belli, belli grandi, belli alti. Cresciamo ancora di più, ma non so, perché so che lui è già impegnato con un altro progetto e sarà da capire adesso se riesce a fare entrambi, col fatto che lui edita Andrea, edita Cristo, ok? E è staffer interno di Discord a Cristo. È un casino. Oh no, oh no, oh no. Le pubblicità, oh no. E quindi è un casino. Io non so come faccia quell'uomo. Va anche a scuola, insomma. Già per me è complicato, insomma, portarvi due live settimanali, ma diciamo che, cioè, penso che lui editare per due persone importanti a livello dell'internet, andare a scuola, fare anche Discord. Una roba assurda, c'è tutto il background di Cristo, mi pare che lo gestisca lui a livello di Discord, insieme anche a Pado, che anche lui modera entrambi e edita entrambi, cioè non modera entrambi, cioè modera il Discord, ecco. Qua. Ciao Andrex, qua. Se vuoi unirti, se vuoi entrare in stanza, molto volentieri, tanto sto portando Rocket. Allora. Ah. Che giornata oggi. In realtà non ho fatto un cazzo di niente oggi. Penso proprio che la lezione elettrotecnica la farò domani mattina. Bene così. Sai come ho passato elettrotecnica io? Non dovrei dirlo in internet, però diciamo che non l'ho proprio passata. Cioè, diciamo che. Wow, ciao Andrex. Elettrotecnica io l'ho passata in una maniera un po', diciamo, un po' scorretta, Nel ecco. senso. Che in pratica il professore ha fatto l'esame online, no? Ah, e allora, ok. Ha fatto l'esame online e non chiedeva Zoom. Perfetto, e allora. Quindi ci siamo trovati un po' di persone, insomma. Vabbè, io ho saputo che questo qua, dell'elettrotecnica, a parte che non fa le lezioni online, quindi mi sto riguardando le lezioni registrate. Quelle dell'anno scorso? Sì. Ma ci stanno. Dai. Le prendo illegalmente, cioè nel senso, niente Vai d'obbligo, sulla le pagina prendo dell'anno senza. scorso, non è No, illegale. esatto. È il professore che si dimentica di toglierle. No, il professore, ma non le toglie, ma dai, oh, cioè, No, non puoi alcuni le togliere tolgono. a quelli che non hanno ancora passato l'esame l'anno scorso, ma dai. No, puoi toglierlo tranquillamente. Volendo puoi toglierle.
volendo potresti bloccare l'accesso alla gente che non stava nell'anno scorso. No, no, di solito quando finisce l'anno di corso si prende e si toglie tutto. Vabbè, andiamo su Rocket, che dici? Vabbè, mi sembra un po' esagerato. No, no, è Perdo così un che attimo. funziona. Vabbè. Ma mi si sente male, cioè tipo mi si Ma sente che ho un perché? po' di irritazione alla gola o zero. No, no, zero. Strambo. Aspetta che devo tipo rientrare su Epic. Dai, allora stoppiamo la musica. Dimmi che non c'è un aggiornamento. Non mi pare, sai? Non mi pare che ci siano aggiornamenti. Aspetta, sperando che sia veloce. Aspetta un attimo. Intanto posso dire una cosa riguardo il server sub? Sì, vai. Abbiamo la fazione morta. Cazzo. La fazione acqua è morta, mortissima. È più attiva la fazione fuoco. Non sto scherzando. Guarda, mi dispiace, guarda, domenica che torno in live passerò anche per la fazione acqua e vedrò di ravvivarla nonostante Allora, non... ieri, prima di andare a dormire, io e Pane Bianco ci siamo messi. Abbiamo notato una casa di Ok. terra, un cubo di terra. Ok. Dico solo questo, l'abbiamo spianato. Non è fregato un cazzo. Vabbè. Proprio via. Via. Gli ho pure lasciato un messaggio con scritto no. Guarda, vediamo se c'è qualcuno che ha scritto sul bot d'assistenza qualcosa tipo mi No, hanno no, spianato la casa. la prossima volta che se questo qua ricostruisce una casa di terra, non gli lascio una spianata, gli lascio un cratere. Va bene, andiamo su Rocket quindi? Sì, sto aggiornando. Ma come stai aggiornando? Ma non ci stavano aggiornamenti. Ci sta un aggiornamento veloce. Sì? Allora quando hai Sì, finito un giga e avvertimi. mezzo. Vabbè, fai una partita adesso da solo, No, aspetta. no, dai, dai, dai. Veloce quanto veloce? È un giga e mezzo. Quindi, Non molto veloce, metterò. diciamo. Comunque, cose riguardo il server sub. Intanto, prima cosa. Che, Cioè, la iscrivetevi al prima. canale Sub di Abbiamo. Poldo per Allora, abbiamo entrare. comunque. Hai visto il claim nostro rispetto agli altri tre? C'è una parte proprio Anzi, dove posso c'è la vederlo fonte. subito, guarda, posso vederlo Eh sì, puoi subito. vederlo sulla mappa. Sì, tranquillamente puoi Aspetta un vederlo. attimo C'è una che la parte di zona. prendo. C'è una parte di zona nostra che non è claimata. Facciamo, Potresti facciamola prendere. vedere anche in live un attimino. F8, spero di sì. Qua, tac, dovrebbe vedersi. Dimmi se si vede o... In realtà c'è pubblicità, quindi... Vediamo. Se dovrebbe vedere, penso, sì. No, è che io, avendoci pubblicità, non ho la Sì, possibilità del si doppio vede, si vede. schermo. Ok. Tu stai dicendo questa parte qua in basso a destra? In basso a destra. Sì, quella parte lì. Sfiga. Oh, via, no. Lì non puoi. Andrea Lì non puoi Panini. entrare. Sì, è scritto Andrea Panini, a parte quello. È bella grande come zona. È tutta sta Sì. zona qua, in Però pratica. c'è. Ma guarda comunque, c'è la zona nostra, non c'è niente, c'è solo acqua. È per quello. Cioè, il claim Sai nostro è che solo acqua. un tempo la fazione acqua non doveva essere questa? Ok, ma io ho Dove detto, boh, doveva guarda, essere? dato che questa zona qua è tutta acqua, mettete la zona acqua. E a quanto pare Bastardi. mi hanno ascoltato. Bastardi. Non potevano prendere una zona migliore. Vabbè. Infatti era quello ci ha Fatto tenuto che. banco in una maniera su. Questa è la Non ha costruzione fatto del... che. Allora, intanto Wow. posso tipo tirar fuori un identikit di tutte e quattro le fazioni. Tanto la Ok. fazione fuoco mi sembra chill. La Ok. fazione elettro pure tranquilla. La fazione acqua morta. La fazione terra, la ultra competitiva del server. La ultra Cioè, tu vai nella competitiva. fazione. Sì, tu Wow, è vai nella sviluppata fazione bene, terra. cazzarola. Sì, però tu vai nel server. Nella fazione terra entri nel server di Eren. Uguale. Cazzo. È bella grande la zona No, civilizzata della davvero, è fazione Terra. Ma incredibile, è gigantesca. questo è un campo da calcio. L'unico problema è che ho Zio porca. testimonianze di uno delle Ma perché fazioni non si fuoco vede? insieme a Rette. Ho testimonianze che. Andrex, è inutile che mi Cosa? dici che si vede dopo non si vede. No, si vede. In live. Sì? Ma sei sicuro? Sì, si vede.
Non penso, sai? E invece si vede. Si Ah, vede ok. sulla mappa. Sono scemo io. Cioè, è scemo il mio telefono più che altro. Vabbè. Questo è letteralmente un campo da calcio. Zio porco. E te come sei messo invece? Aggiornamento. Quanto ti manca? Vabbè, L'aggiornamento sta a 850 mega. allora andiamo su Rocket e faccio una partita Vabbè, io e tanto fai una dopo. partita, però comunque volevo dire, c'ho testimonianze di questo qua della fazione fuoco, serie morente, che è entrato, aveva detto, vabbè, erano entrati alcuni, quelli della fazione terra, pure nel Discord loro. Questi qua hanno cominciato ad insultarli, tipo. Madonna, non è Zotti, proprio mamma mia, ma simpatica come roba. tu. Ops, ho No, no, fatto sul vedere serio, Discord. sto avendo la stessa idea di farlo anche sul Discord nostro, che è tanto fatto proprio così a caso, velocemente. Infatti c'ho i ruoli pronti per gli ospiti. E lascio la chat aperta, tu puoi vedere il cazzo che stiamo facendo, che cazzo mangio Madonna, io. questa isoletta qua, tanta roba. E boh, il problema è che sicuramente se romperanno il cazzo li bannerò senza pietà. Molto È bene. quello che fa. È goto. Ci sta un casino di gente nella fazione elettro. Nella fazione elettro c'è un po' di gente. La fazione terra sono tutti Sì, quelli competitivi, mi hai capelli detto. 4-7. Fazione Vabbè, ci sta fuoco Skiz, ci sta tranquilla. Bronte. Sì, Vabbè. ma fazione fuoco è abbastanza organizzata. La Dobbiamo terra ancora invece. organizzare gli eventi per quanto riguarda il server. Ma appena ci mettiamo un Ma che attimo. cazzo di eventi vuoi organizzare? Ma organizzi gli eventi tra tre fazioni. Che cattivo. No, Che che cattivo, cattivo. niente, sono realista. La fazione nostra è morta. Siamo, te lo dico, 1, 2, 3, 5. Poi tra quelli che adesso non sono online, boh, 6, 7. Siamo 8 persone che giochiamo attivamente. Vabbè, Gli altri allora io sono faccio partire morti. una partita. Partire Cioè, una 8 partita. persone, sì, 8 persone. Cioè, ci abbiamo, te lo dico, quelli della fazione fuoco hanno già 7 candidati, noi ne abbiamo 3. E io Per il ovviamente non ho sindaco, idea, dici? perché non... Sì, per il capo fazione. Io non ho assolutamente idea di candidarmi, perché mi so, perché Non hai boh, assolutamente voglia, sicuramente diciamo. lascio. No, a un certo punto sto server manco lo considero più. Oh, cazzo. Non so perché, ma vabbè. Mi è morto il pad. Wow. Simpatico. Aspetta che gli Vabbè, scrivo comunque al sta. mate. Ah, perché sta dormendo. Non godo. Ah. Interessante. Molto interessante. Ah, ma questo è FK. True, sta giocando 1v2. Sì. Mamma mia. Presa, non so come l'ho presa. E che faccio gol. Là. Sto veramente giocando uno contro due, l'altro ho leftato. No, aspetta. Ha leftato, sì. Ha leftato? Io pensavo se fosse mosso. Allora, o sti qua non sono diamante. Ha proprio leftato. Bru. Se riesco a vincerla, voglio 5 sub regalate da parte di Andrax 40. Immagini. Uno che riesco a vincerlo, due che mi dai 5 sub. Non Ti ha fatto un sei un Fortnite. universitario in bancarotta come sottoscritto, no, no. Dovrei farli Merda. 6, non riesco a farlo entro il 15 ottobre, quindi devo ripagare Già, la tutte le prezzolina tasse che mi ha detto universitarie. l'anno, Dio santo.
Sai, quando io ho fatto l'ISEE, tipo a febbraio l'ho fatto quest'anno. Perché ormai io so che ci mettono un po' a fartelo, quindi è meglio avercelo prima che forse non allora. avercelo. Ti conviene fartelo anche te, tipo ai primi di febbraio, queste cose qua. Sì, ma lo farò il prima possibile. Mi sa che Tanto questa l'ho mi persa. serve per dire, oh, guarda, non posso, cioè non ho i soldi per chiamare casa a Roma. Così faccio Però vedere. Civitavecchia c'è la stazione dei treni, no? C'è Sì, Civitavecchia a Roma. Civitavecchia c'è la stazione di treni, ma io sto a 20 km da Civitavecchia, quindi devo fare pure la tratta con l'auto, con l'auto. Bello, molto bello. Molto, molto bello. Cazzo, sono retrocesso a platino. E niente, Andrex 40 morto. Ah, non sto crashando. Oddio. Ma guarda, si No, potrebbe dire lo stesso anche di me, che io ho la connessione tipo del Burundi. ho tirato una laggata incredibile, ma è possibile? Ti si sente, vai tranquillo. Anche mo guarda che sto tipo parlando con 5 secondi di ritardo. Ti immagini? No, ok, no, scherzo. Madonna santa. Fare il portiere su Rocket è un po' come spararsi nelle caviglie. E niente. Là. Molto bene. Molto, molto bene. Fazzolettino che ormai sono iniziati i periodi del mucolino al naso. Madonna. Oggi io dovevo andare all'università, ma col fatto che avevo solamente 2 ore, ok? E il professore di queste 2 ore ci fa: boh, guarda, per problemi miei faccio solo la prima ora, ok? Ma vaffanculo, sai? Io c'ho un Resta a profo col casa. Covid. Sì? Sì, c'ho un profo col E Covid. quindi come fate? Cioè, com'è Le la... saltano quelle lezioni e poi dopo le recupera dopo. Le recupera dopo, fa 2 ore in più appena settimana, penso. Aspetta un attimo. Oppure le recupera verso la fine, che ne so. Più probabile che faccia che recuperi verso la fine che aggiungi ore. Che Dio santo. Ok, ci Comunque, la risuono. cosa divertente è che se uno studente si ammala di Covid poteva seguire a distanza. Appunto. Adesso, però, se c'è un professore col Covid non può fare lezione a distanza. Molto bene. Cioè, è paradossale come cosa. No, Mi si sente o... Perché sai che ho problemi col microfono e... comunque è paradossale come cosa. Sì, No, lascia non perdere funziona. l'università. L'università è il paradosso fatta istituzione, lascia Vabbè, perdere. Roma 3 penso sia rimasta l'unica che fa roba a distanza. Cioè, le fa più o meno. Cioè, se puoi, se rientri in qualche categoria, puoi fare a distanza, altrimenti no, t'attacchi. Tra queste Padova, categorie. andare a Padova è una rottura di palle per me, perché devo fare in io in pratica sono a metà tra la mia stazione dei treni e Padova. Solo che io per andare a Padova devo fare prima, come posso dire, andare indietro verso la stazione dei treni, poi col treno finalmente andare avanti. Zio porco. Ma a sto punto vai avanti direttamente a Padova. Potessi. Non c'è la stazione da me. L'autobus è l'unico che passa, è quello per andare indietro. Dovessi prendere l'autobus, non so quanto ci metterei a ritorno a casa. Guarda, io di trasporto a ogni viaggio ci impiego circa 3 ore e mezza. Io ci dovrei mettere, diciamo, 2 ore da università, da casa università, 2 ore, mettiamo così. Perché Due ore. metti
Ok. No, neanche 2 ore, 1 ora e mezza, 1 ora e 40 circa. Perché comunque fai 20 minuti, 20-25 minuti con l'auto, 1 ora circa col treno e poi 20 minuti in autobus più o meno. Io invece ho tipo un'ora di autobus, poi 1 ora e 30 di treno, però tante volte devo aspettare un'ora di attesa tra uno e l'altro. Io qualche volta succede che mi sono perso il treno, ma è successo anche spesso, se mi perdessi il treno se mi perdessi il treno subito a Trastevere, quindi dovevo aspettare mezz'ora per il treno proprio per il prossimo Il treno. problema è che io se perdo il treno devo aspettare anche un'ora volendo. Per esempio io questo giovedì qua, ok, questa settimana qua, quindi ieri, pratica, mi aveva fatto, in pratica avevo il cambio di 7 minuti. E il primo treno, ok, mi aveva fatto un ritardo di 8 minuti. Quindi dici, cazzo, ormai è andata, no? Ormai hai perso il treno. Per fortuna, l'altro treno aveva fatto un ritardo di 5 minuti. Per fortuna. Se no, avrei perso il treno e mi sarei dovuto aspettare un'ora, insomma. Un'ora in stazione. A Mestre. Che a Mestre stazione è la cosa più brutta che si possa mai fare. Interessante. Cioè, ti rubano le cose come niente in stazione maestra, è una cosa bella. Mamma Te mia, come sei messo? Mestre mi sembra tipo la Napoli del Nord. Più o meno, è tipo Oddio, Napoli non centrale però so. al nord. No. Come sei messo con l'aggiornamento? Ha finito. Ah, Sono dentro l'overclock. vieni. Vai, manda questo invito. Mandalo te, mandalo te, mandalo te. Ok. Facca, aspetta. Accetta, sì. Ho A qualche posto. sfida io? Perché mi dice che ho qualche sfida? Stagionale. Addirittura Ok. non sono classificato in 2v2. Ma che cazzo? Come non sei classificata in 2v2? No, me ne mancano 3. Dai, facciamole ste tre allora. Me ne mancano ancora 3. Vabbè, tanto sarò platino 3 o platino 2. Ma come Platino 3 o Platino 2? Sei più forte di me, te. Ma che ne so, non c'è gioco da troppo. Ormai che mi sto più a dedicare a Minecraft che a tutto il resto. Sì? Sì, mi rompo il cazzo questo server sub. E poi c'è Poldo che dice siete lenti. No, non siamo lenti, sono gli altri che sono veloci, è diverso. Io me la È prendo una con loro. differenza di punti di vista alla fin fine, ecco, mettiamola così. No, non è una differenza dai punti di vista, che quella gente, tipo la fazione Terra, che sta tipo letteralmente speedrunnando, dopo un mese non ci gioca più. Dopo un mese te vedi la fazione Terra morta. Lo so che ci devi fare. Cazzo, è tua. So, faccio schifo. Solo lui fa schifo. Faccio schifo. Boh, l'ho alzata. Per Va bene, va bene, va bene. non fare assolutamente nulla. Niente. Non volevo fare effettivamente quello. No, no, Andrix! Vai! Sì! Quasi. L'ho presa male. Quasi, 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 quasi. Molto bene. Oh, Mia! vai. Bella. Molto bene. Molto, molto Bella bene. questa. Vero? Questa è stata simpatica. Sto imparando a volare piano piano. Così Oh. Raffa non mi può più rompere le palle. A proposito di Raffa, ha detto che sarebbe stato qua a breve. Magari devo spostarlo su. Oh, fuck. Non lo so. Raffa, se ci sei, scrivi. Che io non ho visto niente in chat. Quasi! Aspetta. Oddio, che cacchio sta succedendo? Lascia. No, perché? Vai, vai, volevo metterla meglio. La messa peggio invece. Perché? Perché la paro? Perché? Quello. Cazzo, pensavo fosse la loro porta. Io No. stavo cercando di segnare la Sta nostra per porta. prendere il centro.
Dio porco. Ho detto Andrax è coglione, sta cercando di parare la porta avversaria. E Invece no. invece il coglione ero io. Gol. Bravo, Palese. bravo. Questo è gol palese. Molto molto bene. Siamo sicuri di essere a dove? Diamante? Io dovrei essere. Sì, la partita per diamante dovrebbe essere Ah, questa, quindi perché praticamente ho derancato un gente po', sa poi ho giocare. arrancato. Ma sa giocare questa gente. È la terza volta in 3 ore. Lascia. No! Cazzo, quasi. Ah, No! ci sono arrivato. Cazzo! Ma ci sono arrivato, dovevo fare 2 volte invece di una. Madonna. Se c'è qualcosa da aggiustare, audio, robe così, scrivetemi pure in chat, ragazzi, se volete Andrex più alto, Andrex più basso. Penso più alto a me non ce la fanno. Cioè, è impossibile. Oh cazzo. Oh merda. Vabbè. No, devo flickare all'indietro, flickate in avanti, sono coglione. Vabbè. Zio porco. Comunque tutti e due c'hanno il Cosa? roba di RLCS, fra quanto devi essere cringe. RLCS cos'è? Sì, è la roba degli sport. Ah, ok. Perché dovrei, cioè, mamma mia. Ok. No. Ah, l'ho presa male. Lascia. Ok, mia. Oddio! Ah, ho detto Ho mia, finito Cristo, ho detto prima! mia, ho detto Perché l'hai mia. detto troppo tardi? No, l'ho missato! Molto bene. Ah, lui mi Presa. chiamò. Uff. Ti ha preso proprio quello. Sì, lo volevo prendere prima. No, Lo volevo sei prendere. uno contro due. Sei uno contro due, Ma ha skippato niente. malissimo, Già. vabbè, In sì. quel caso è sempre meglio stare un po' più verso la porta. Raga, mi avete rotto il cazzo. Volete skippare tutti questi replay? Oh, guarda, l'hai saltato. Sei cringe. Mamma mia, Sai oh. che io sono uno di quelli che di solito non skippa replay. Perché Cos'hai dici da che per dire? quelli? No, perché di solito mi dimentico, cioè come posso dire, Ah, non mi viene ok. spontaneo schiacciare A dopo i replay. Tua, 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 tua. Sto No! mettendo di merda proprio. L'ho Mi visto. sono male di più. Tua, tua, bravo. Non mi frega 2 volte. Ok, mia. Non ho turbo, non ho nulla io. Ok, Ok, questo è stato questo. easy dopo che li ho saltati entrambi. Con calma si fa tutto. Oh Oddio. cazzo, scusa. Prendi avanti. Oh, cavolo. Merda. Ah, tua. Ok. No, sono scarso, sono E lo scarsissimo, sono sappiamo uno che non sei scarsoide, abituato a sono uno perdere, perciò scarsoide, non sono ti uno voglio insultare questo scarsoide. gioco di merda. Cazzo, sono uno scarsoide. Aspetta, fammi Ah. vedere se c'è Raffa magari che mi ha scritto. No, ok. Non mi ha scritto nulla. 14 secondi è un sogno. Che sta andando tardi. Tua, vai. Non ce la farò mai a prenderla. Niente, va bene, lo accetto. No, la devi prendere, tienila, tienila. Niente. Vabbè.
Niente. Next. Questo team fa cagare al cazzo, posso dirlo. Me e te o gli avversari? No, quello degli avversari. Sì, Non lo li so. messo, mamma, mi fa Lo cagare. so, ho sbagliato io a non parare quel gol là che basta flicare No, no, all'indietro. no, no, ma la musichetta che mettono loro fa cagare. Questo c'ha i colori dell'Ucraina, zio. Questo c'ha blu e giallo, ma che cazzo. Vabbè, dai colori. Polese giocatore del Chievo. Del Chievo Verona, esatto, lo so per dire io, cazzo, mi hai battuto nel tempo. Oh, cazzo, questo è gol loro. Questo è un bellissimo gol da parte loro. Non ci so mai, non ci arrivavo mai. Lo so, c'è stato un ripallo di quattro persone insieme. Zio porcone. Perché c'era l'altro che mi stava praticamente guidando, insomma. Mi aveva preso e mi stava facendo un braccino. No! Madonna. No! Non l'accetto questo. Vabbè, ma che cazzo è? Ma dai. Lascia! Ah, cavolo. Pensavo che mi Io con avessi 3 visto. secondi di anticipo prima. Lo so, pensavo che mi avessi visto, sarò Prego, io sincero. sono lento. Pensavo che mi avessi visto, invece non mi avevi visto. Ma chi ti ha visto? No! No, Ottimo. no, no, no! No, no, sono pure messo malissimo. No, Andrex! Queste sono le lobby diamante. Queste sono No! le lobby diamante, zio. Vai, 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 vai. Sì, lo so, lo so, lo Non so. ci arrivo. In realtà siamo Platino 3 come lobby. Vabbè, lobby platino, lobby diamante, zio, vabbè. Gol. No! L'ha presa. Ciao, levata. Oh, madonna, guarda se Questo vedendo questa. è no. Oh mio dio! Che sfiga. Fammi disinstallare sto gioco, ti prego. L'hai presa con sportività, Mancata. diciamo. L'hai presa con molta sportività. Oh, 4 volte che manco la porta, incredibile come cosa. Fatto il record. Sì, no. Ma Che dai! sfiga. L'hai visto cosa ho Salva fatto? calamita! Adesso mi ha skippato, ovviamente. Questo è gol. L'avevo visto. No! Tua, 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 tua. Sì. Vai. Guarda, guarda cosa mi ha preso questo. Guarda cosa mi ha preso. Guarda se prendevo la traversa. Cosa cazzo mi ha preso qua? Cioè, se non la toccava era gol. 10.000 volte gol era. Molto Codo! bene, molto bene. Ok. Lo accetto. Ok. Molto bene. Va bene, che cazzo vuol dire? Che mi vuol dire che sta recuttando? Penso che l'abbia fatto involontariamente, cioè l'ho messa davanti e lui stava ancora Non girando. penso, penso sia un principio di cose che forse non posso dire. Ok. No, l'ho sbagliata. Invece no. Culo! Ammetto, Ragazzi, che sì, è un po' di culo culo enorme, una questa. Questi sfiga enorme, questi sono. hanno una sfiga, appunto. Oh, cazzo, abbiamo entrambi avuto la stessa idea. Sì, vabbè, stavo per dire dovrebbe partire Lo so, ma te. diciamo che Dovrebbe, io sì. dovrebbe essere anche portiere allo stesso tempo. Sì. Cazzo. Ok. Che cos'era questo tocco? Tua, solo. Gol. Ma praticamente è regalato il gol Sì. questo. Non ho capito. No, non sto minimamente capendo cosa sta Sì, succedendo. questo andava all'indietro così a cazzo. Ma non ho capito che sta succedendo. Ancora. Carrapipi Sport, molto bene. Hanno quittato.
Si sono ritirati alla fine. Sì. Next. Ma uno era Platino 2. Come uno era Platino 2? Ha fatto meglio del Diamante 1. This is a lot about our society. Già. Guarda, prima ero downgradato a Platino 2. E Rafa, non giocando, era rimasto a Diamante. E le partite che abbiamo fatto assieme, era io che facevo più punti di lui. Adesso abbiamo un avversario che no! Si chiama palesemente Shorda, cioè, dai! Shorda? Ma guarda, SCRD, cioè, letteralmente... Sì, è Shorda, è Shorda, chiaramente è Shorda. Shorda! Dai! Che cazzo sta diventando sto gioco? Questo è un gol alla Dybala. Questo è bellissimo. È palesemente un gol alla Dybala. Ma cosa vuoi saperne te di Dybala che non segui il calcio? Il pallone. Il gioco perché dei piedi... A... Dybala ha segnato in un modo del genere. Ok. Lo seguivo tempo fa, adesso non più tanto. Non ti tanto. Ops. Tua. Ho fatto l'ops. Ho sbagliato. Praticamente aspettando. Ok. Bello. Cavolo, stavo messo male, è arrivato prima lui. Ok. In mezzo. Ci sei? Tua, metti in mezzo, sì. Molto bene. Non so cosa hanno fatto questi, però va bene. Classica play da bronzo. Sono quello che rimane fermo. Dai, aspetta, salta e via. Basta. Madonna. Madonna, madonna, madonna. Giocate da bronzo in diamanti. Però dovresti partire tu. Come io che ero dietro? Eh no, eri a sinistra di me. Vabbè, io le tue concezioni di chi deve e chi non deve partire non mi piacciono. A sinistra se stanno in posizioni pari. Poi non lo so perché. Ah, dammi il turbo. Grazie. No, l'ho smancata, come un coglione. Come una testina di cane. Mezzo. E tu eri là, vero? Comunque, chi mi eri addosso? Non nascondo che sto avendo un incredibile, tipo, come si chiama? Sto cercando di non far veicolare messaggi politici nel video di Poldo dei Nextbot. Madonna. Cioè, immagina Cristo che dice per le persone LGBT dopo il 25 settembre, mentre c'è Giorgia Meloni che insegue Poldo. Cioè, ah, sì, non è proprio il massimo, insomma, effettivamente a ricordo quel video di Nextbot è stata... Esatto. Non ti invidio. Capito, no? Madonna. Non fa niente, però è difficilissimo. Non posso neanche dire tipo boh, volevo metterci qualcosa ma non ce lo voglio mettere. Ma è l'equivalente di mettere qualcosa. Cioè non vuol dire Lasciando questi sono. Siamo già 3-0. Sì, lascia perdere. Lascia perdere. Oggi si ranca serio. Oggi si va a Diamante 3. Oggi si gode. Tu dici? Ho appena spostato. Lascia perdere. No, troppo lunga. Me la sono allungata troppo. In mezzo, bravo. Oh, madonna. No, mi sa. Ho sentito un orgasmo. Ho sentito un... Oh. Ero io. Già. Perché mi monti addosso? No. Dai. Ok, sono in mezzo. Ok, sono indietro. Ok. Cazzo. Vabbè. Merda. Già, adesso è da solo.
Gliel'ho praticamente messa in mezzo. Cioè, Già. L'ho non devo più fare quella mossa lì. notato. Per fortuna stavano, come posso dire, erano storti come la Li ho merda perché messi stavano malissimo perché sarebbe rientrando. stato un assist pazzesco. Ok. Il fatto è che non mi ricordo cosa ho appena fatto. C'è uno che mi ha spinto a momenti la mettevo dentro. Ho visto. Adesso ti ho spinto io a te. Sto osservando con non poche perplessità, insomma. No, sì, forse no. Ah, palo, non c'ero. Ok, devo tornare, devo tornare, devo tornare, Praticamente devo tornare. assurda. Ok. Mi sto agitando come non so cosa, nonostante siamo sopra di 3 gol a 10 secondi dalla fine. Madonna. Merda. Cioè, rispetto a qualche mese fa, volo Ora molto gioco. meglio. Ciao Raffa, aspetta che ti sposto. Datemi un attimo. Allora. E sono diamante, godo. Ok, diamante quanto? Ciao. 1. Divisione 3 addirittura, Madonna. Bello Facciamo un po' alto. di 3v3? Se... Io sto entrando solo che adesso, Madonna, c'è la Dimmi che hai traffic. fatto l'aggiornamento perché ti ci metto un pochino. No, l'ho già fatto l'aggiornamento, l'ho fatto ieri. Ah, sono Godo. stanco. Oh, Però ce nel la mentre... faccio. Apro un pacchetto che mi riserva un qualcosa di viola. Ma che è sta roba? Comunque Scia bella la tua auto, adesso l'ho discoteca. vista. Grazie. Fra L'ho scia vista a discoteca, che 480p cazzo? dal telefono, però vabbè. Sono delle palle, ma che... Wow. Cioè, è una Oh, cinque. comunque Aspetta che cosa ne pensi invito. di Fallout 3 gratis la prossima settimana? Ah, non ho neanche visto. Cosa c'è gratis la settimana? Allora, adesso c'è Darkwood, che è un horror con la visuale dall'alto. Ok. Plague Mirror, che non ne vale la pena. E Evoland, che non l'ho visto. E Fallout 3. Ok. Quando vuoi, Raffa, unirti. No, lascio questa cosa già, che è bella. Raffino. Sto arrivando. Comunque, Evoland sembra figo. Cioè, ci potrebbe stare una sottospecie di gioco Pokémon. Per Michael quanto riguarda Bay. lo stile, Michael è fatto Bay. in 3D. Vai in giro per le città. Ci puoi combattere con i tuoi mostriciattoli. Ah, ma sei on. No, aspetta, non ti devo bloccare. Stavo per invitare, cioè... Ciao Lelix, come andiamo? Come andiamo? Spero tutto bene. The block party. Oggi Evident. live un po' così perché io sto un po' malino, ecco, oggi. Ero beccato l'easter egg del video. Ero beccato l'easter egg del video del Epico cesso. zio. Dai, L'ho dai, dai. beccato. Invitato. Ah, sì, giusto. Aspetta che ti. Ah, il mio mouse! Non avendo il tappetino, a volte scrollare il mouse è tipo. Oh! Hola. Quando vuoi, Andrex, puoi mettere il 3v3 compe. Aspetta, senti la canzone che c'è adesso nel negozio? Nel negozio. Perché è passato? Perché? Cosa è stato questo rumore? Che ho sentito solo io e voi non l'avete sentito. Praticamente è stato tipo quelle trombette che danno le foche, insomma. Non so se avete presente. Però in versione più grande ed era letteralmente fuori da casa mia. Oddio, c'ha il tornado contro due adesso. Bru. Quindi che Vabbè. facciamo? Sti cazzi, facciamo 3v3. Ok. 3v3 e siano. Cazzo, sono già quasi le 7. Madonna.
Te invece come stai, Raffa? Bene, dai. Poi? Io ti ho detto un po' di male, un po' in generale, non sto proprio benissimo. Poi è incominciato il periodo del naso mucolitico, insomma. Il mucchettino sotto il naso che fa sempre schifo, diciamo, ecco. Però è una costante mia. Ma se sono le 5? È 17. Cosa ho detto? Le 7? Sarò scemo. Volevo dire le 17, ecco. Raffa, stai leggermente laggando. O sono io che sto laggando? Potrei essere io. No, io non sto laggando. Molto bene. Raffino. Andrex, a chi dei due sta laggando? Nessuno? La dimensione del gruppo è cambiata. Ah, è morto. Mi sta scrivendo Raffa, sentiamo cosa ha È da dirmi. esploso. Puoi continuare a scrivermi, Raffino. Ti leggo. Ho le notifiche di Discord. Quanto è brutto dire Raffino. Oddio. Aspettate che vi parlo io, se no. Your device ran into a problem and needs to restart. We just collecting some error info and then we'll restart you. Ah, gli è andato in blu screen il computer. Sì. Vabbè, facciamo Molto bene. torneo allora o no? Boh, facciamo una 2v2 classica intanto, poi vediamo. Comunque Vediamo c'è quanto doppia ci diva, mette. aspetta. 2v2 Come comp. competitiva. Sì, 2v2 comp. Perché in effetti non farla in competitiva è noioso. Già, sto tornando. Sì, facciamo una 2v2 intanto che... Facciamo una 2v2. Aspetta un attimo che risposto Raffa, volendo. Puoi coprirmi un Cazzo, è attimo? partita la partita. Va bene, arrivo, 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 arrivo. Sbrigati. Arrivo, ci sono. Cazzo. Molto bene. No, 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 questo è gol. Ha passato male. Cazzo. Non parlo. Sì, lascia perdere. Lascia A perdere. parte che ora i Weeb Giorgio in tag clan fra la sedia. Ci sono. Ah, ok. Ah, ci sei già. Aspetta un attimo che ti risposto. Andrex mic fritto. Andrex è il microfono fritto. Godo. Cazzo, l'avevo quasi preso. È crollata la webcam. La mia. Godo. No, la mia. Ora, quando lo start del PC ho visto che non mi ha dato subito la connessione all'Ethernet, ho subito capito, guarda. Qui sicuro mi crasherà. Ho visto che non è crashato, ho detto strano. Apro Rocket, startiamo la partita, crash. Bene. Uno fa così, godo. E niente, 3-1. Hai parlato, hai parlato. Ma giocate Overwatch, che è un gioco serio. Pezzo. È l'Helix, Cristo Dio. Perché dovrei Comunque giocare a la mia versione. Overwatch? Il punto è che Overwatch, cioè, adesso è ok. Allo start, veramente, quando l'hanno lanciato era ok, aspetta tipo un'ora per poter entrare tra Ma poco. Overwatch Aspetta 2 non un'ora. è È uguale a uguale a Overwatch 2? Overwatch? Eh? Overwatch 2, guarda che è free to play. Ah, ok, allora magari ci possiamo pensare a fare una live. Solo che prima di poter fare ranked ne devi fare di partite. Eh vabbè. Overwatch. Sì, ma è Overwatch free to play in pratica. È Overwatch free to play con le skin cambiate. Ma che cazzo. Ma perché l'hai chiamato Overwatch 2 allora? Ma che cazzo? Ah, tra l'altro hanno deciso di bloccare giustamente i server di Di Overwatch Overwatch 1 1. per convincere tutti quanti ad andare sul 2. Blizzard. Già. Vai il gol.
No, no, l'ho semplicemente carriata quella palla. L'ho vista. Me la son portata appresso, sì. Letteralmente, ah vabbè, no, questa palla viene con me, è andata a fanculo. È stato molto divertente. Comunque, boh, magari prossima settimana si può pensare di giocare a Overwatch 2, così tanto per... Quanto è pesante Overwatch in termini di grafica? Termini di grafica poco, termini di quanto pesa invece tipo 30 giga. Quanto pesa non mi interessa, ho un hard disk da 4 tera, te lo ricordo. Vero. Cazzo. Merda, culo. Già, proprio. Termini di grafica, guarda, sai che non ho trovato manco il punto di... Overwatch 1 è il 2, 20 gigabyte, cazzo. E devo prendermi un qualcosa tipo un hard disk esterno. Io ne ho due da un tera. Me ne passi uno, me ne mandi uno via posta. Grazie. Oh mio dio. Te ne mando. C'è Andrex che si divide il suo a metà e te lo spedisce. Ok. Prende una sega circolare, lo divide in due e te lo mando. Sapere come si divide un hard disk. Con la sega. Si vede che non sei un meccanico. Belle le weekly challenge di sta settimana. Per ottenere il drop usa Wota Play in un match. Quindi che è giocata? Sì, una volta. Ce l'ho che è giocata io. Sì. Sì? Allora. No, io non ce l'ho. Quando ha detto che devo utilizzarla, scusa? Una volta. In una partita a cazzo mia che scelgo? Sì. Cazzo. Non ce l'ho che giocata. Poi io intanto guardo la tua stream come sta andando la partita. No, non ce l'ho! Non ce l'ho la palla! Vai Andrex! Bravo Andrex! No, dai! Non ce l'ho che giocata. Wait. Ma l'ha mandata Andrex dentro? Mi pare di sì. No, non sono riuscito a prenderla. Magari quando vuoi l'Elix, quando vuoi, prossima settimana andiamo io e te su Overwatch e vediamo. Ma ce l'ho anch'io già Overwatch installato, che non c'è nessuno che ci gioca. Vabbè, che ti devo dire? Giochiamo tutti e tre, va bene? Okay. Devi sempre sentirti come inteso nel discorso, va bene. Cazzo, era bella. Però io stavo girando. Comunque era molto meglio l'auto quella blu. Di quella che ha fatto questa viola, ne un po'... Vabbè, è solo un fattore estetico. Sai quanto mi piacciono i fattori sai quanto importano i fattori estetici? Un cazzo. Ma una cosa, cos'è che avete giocato intanto? Avete già fatto compe? Sì, 2v2. Salite o scese? Sceso di una. Come sceso di una? Non abbiamo vinte due. Ah, vero, sì, forse mi sono fatto una cosa in più. Che divisione sei adesso? 3-4 mi pare. Andrex? Io sono diamante 1. No, l'ho toccata però non come volevo. Io sono diamante 1, divisione 2. Probabilmente c'è una divisione 2. Vabbè. Dopo questa no, ok, scherzo. Vai, metti al centro. Cazzo. Ero troppo vicino, dove vabbè. Non ti avevo visto. Vabbè. Cazzo. Oh, madonna. Devo effettuare il fast typing, il fast gaming. Tutto quanto. Instant gaming. Ecco, instant gaming. Vero Anders? Ops, the block. Dov'è che lo trovo? Instant gaming, vi scambiamo le key di Celeste. No. Ah, niente. E basta. Quante squadre sono di Overwatch? Tipo 5? Aspetta, comunque volevo dire una cosa. C'era uno che ha preso una key di Celeste su Instant Gaming, che era Mario Sturniolo. Gliel'ha scammata. Cioè, gli è andata una key che non funzionava. Non mi devi invitare tu. Appunto. Appunto, Raffa. Quello di Aista l'ho rifiutato per errore, quello di Andrex l'ho accettato.
Molto bene. C'ho qualche ricompensa? No. Segna 5 partite diverse in gioca 10 partite in canestro, ze porco. Chi cazzo se ne è mai inculato canestro? Boh, io tipo le prime volte, cioè il primo periodo in cui giocavo a Rocket l'ho giocato molto a canestro. Sì, però ora come ora. Ora come ora no, non lo gioco più di tanto. Cioè, per fare i tornei è uno schifo. Già. Devo abbassare un attimo l'audio. Ok, ci sono. Ok. Vai, Aist. Guarda come me Bene la voleva così. toccare, Andrex. Prendere il prima possibile per... Non lo so, io avevo visto uno che stava correndo, quindi boh. Dove? Ce n'era uno dietro. Sai che era un messaggio veloce? Messaggio veloce. Giocata, non l'ho Quello messo. della sfida. Che Giocata giocata. e non l'ho messo, però. Non ce l'ho Uno io tra play le. dovrebbe essere. E qua cosa ti dà tipo? Cazzo. Io c'ho vuota save. Quella che è parata. Non lo Lo scrivere so, in chat, che poi aspetto. ti rompono i coglioni. Esatto. Devo farlo, scusami. Però il problema è ogni messaggio su Rocket League può essere inteso come dichiarazione di guerra. Esatto. E questo è il problema che Aspetta, ho tra... aspetta almeno altri 3 gol da parte nostra, dopo puoi farlo, però non ti conviene. E niente, chi è che mi ha spinto? No, gliel'ho tolta, gliel'ho deviato all'inizio. Ah. Madonna, che rimbalzo che ho fatto, ma che era? Hai visto? Ci sono. Con calma, con Ah, era calma. per dire, vai te. Bronzatissimo. E niente, ti sei messo davanti al mio turbo, Andrex. E Non potevo niente. prenderlo. Lo so, l'hai messato e allora diventa il mio turbo. Ah, non me ne ero accorto. L'hai completamente missato. Ma chi se ne Lo accorge, stavo mandando Cioè, dentro, ma l'ho tu guardi lo perdonato. schermo? Co cioè, come giochi a Rocket? Col braille giochi a. Col culo. Sì. Ma io Con la dipendo da chitarra quanto gioca vedo il Rocket, computer, è perché ovvio, infatti no? ci vado più o meno alla cieca perché so più o meno la posizione del turbo. L'ho preso Andrex, bene, giocare a però Rocket con la chitarra, eh? mai. È impossibile. No, no, un gioco del genere è impossibile da giocare con una chitarra di Guitar Hero, dai, ti prego. No! Cazzo! E niente, Rafa mi deve togliere la possibilità di. E niente, due No, l'ho volte. missata. Adesso mi devi prendere. Ok. Ok, tua. C'è qualcuno in porta? No, godo. Molto bene. A parte che Overwatch 1 ormai era diventato morto da chissà quanto tempo, quindi ci sta che abbiano fatto il 2. Cioè, almeno che abbiano attirato un po' l'attenzione su di loro, giusto per dire. Cioè, ovviamente se è letteralmente l'1, allora non vuol dire che non hanno fatto un cazzo, però. Letteralmente l'uno, ma con mappe aggiunte, features varie aggiunte, eccetera. Cazzo. E allora c'è sta che l'abbiano chiamato È, tutto. diciamo, un aggiornamento molto sostanzioso, se vogliamo dirlo proprio tutta. Vabbè. Dopo me lo scarico. Dato Sta, dai. che mi rimangono tipo qualcosa come 15 giga di memoria libera sul computer. Mi sa che mi conviene acquistare un'altra memoria, perché ho due slot di memoria io. Io Ah, io dovrei non ne prendere avrei un più altro di una decina SSD, di mi SSD sa. di un tera prendi. Sì. Quanto costa di solito un SSD Perché all'intera? 250 giga di SSD mi sa Oh, che per me sono troppo certo. pochi. Sai com'è? Cioè, tipo solo 20 giga solo di Sì, ma programmi se di Adobe, parli solo ad eccetera. Andrex, se parli sopra ad Andrex, allora, con tutto rispetto, Sorry. quanto costa di solito un SSD da 1 tera? Dovrebbe costare tipo 100 euro? 100, Cazzo. 120? Ma Hai comunque sono visto? buone, no? Le Ce la fai? SSD Più o almeno... meno, più o No. meno. Almeno caricano. Gli hard disk vanno lenti. Ok.
Il problema è che io dovrei prendere, cioè si dice che se tu vuoi più o meno la massima efficienza per quanto riguarda entrambi le SSD, dovresti prenderle entrambi uguali se ne prendi due, no? Allora devi prenderlo uguale. Sì, però diciamo che il mio computer ha ancora una SSD in DDR4, che non è male, però. Io avrei preso l'M2. L'M2 della Boh, Samsung? Probabilmente Grazie, costa meno anche il Andrex. computer mio. Cazzo. Cazzo, avevo fatto un dribbling bellissimo, vero? Andando dritto, però tutti gli altri sono andati. L'hanno fatto avanti e indietro così a cazzo. Che non è propriamente un dribbling, e gli altri che si muovono a cazzo e tu che vai dritto per i cazzi tuoi. Cazzo. Andrex è passato Arrivarci indietro. vicino. No, mi hanno fatto esplodere. Molto bene. Ok. Quanto siamo? 3-1. Ok. Lo accetta. Sai com'è la partita gold? Probabilmente sì, ecco. No, lo è, siamo tutti e tre gold, Io sono letteralmente. platino. Platino. Boh, allora, vabbè, effettivamente io non faccio partita Rocket da un bel po'. Da quando è tipo mezzo scomparso Steve, non stavo giocando a Rocket. Ah, no! Anche Forte l'ho abbastanza abbandonato. Meno male. Fortnite, guarda, morisse, a me non cambierebbe assolutamente niente. Anzi, lasciamolo lì così almeno la gente tossica rimane lì. Un paio. Rocket uguale. LOL e Dota, stessa roba. LOL, Lina Six, presidente della Riot. Cosa? No, niente, è il video di Lina Six che ha fatto per promuovere la sua canzone in collaborazione per i tornei di LOL. Ah, ecco, io E sto c'è lui che è facendo. tipo presidente della Riot. Madonna. Vabbè, andiamo avanti, va, gioco di nuovo. Aspetta, lo apri una cassa. Ah, cazzo. Allora nulla. Vuoi vedere cosa ho trovato? No. Avrei trovato la Fennec. Questa, la Triton. Che merda! E non posso manco tradare! È partita, regà. Ok. Vai su, Rondo. Rondo da Sosa. Rondo della Gazzosa. Va bene, platino. Platino 1. A questo punto mi fanno pensare che qua c'è sta la gente che sa effettivamente giocare. Mentre in 2v2 stanno le seghe. Io c'ho Andrex che mi hai rubato 4 volte il boost, maledetto. Che voglio correre! Andrex, basta rubare boost! Hai rotto! Sto correndo. Cos'hai? L'auto che consuma tanto, cioè. Sì, perché sto La correndo di benzina sto giro continuo. costa. Corro di continuo, ok? E vabbè, fra, questi qua che so, giocatori dei sport, sono smart questi, dai, te prego.
Giocatore di sport, sempre loro che la mancano. Godo, questo è culo, pare. Che culo. C'ero io l'accompagnamento nel caso magari finivo più fuori dalla tua prospettiva. No, perché hai tirato così? Problema, se segui la mia traiettoria non prendi la palla. Se io non la prendo, non la prenderai neanche tu. Ma ero dal lato opposto, solo che l'ha tirata male. Ah, ma stavi in regola 1. Stavo in regola 1, non me ne sono minimamente accorto. Au, beh, però almeno l'ho parata, grazie. Maest che non parla. Maest infatti non sta parlando. Ma infatti, dico, Aist che non parla, cioè, what? Aist, grazie, Andrex. Ancora tra di noi, scusa, Aist. Diato. No, regà, no, Aist c'ha qualche problema. No, Aist, secondo me, si è scollegato il microfono, quindi deve uscire e rientrare, vero? Allora. Ok, scusate, è stato un errore mio, è stato un errore completamente mio. Ok. No, ci sono. Ho avuto un attimo un problema. Dicevo, Marco, che bonus? Che bonus che non ho neanche... Cioè, non... cosa intendi per bonus? Vorrei proprio saperlo. Ho avuto dei... Ma dai, in live c'è uno che si chiama Marco e che... Io gli ho risposto, ma non avevo visto che c'era questo problema d'audio, quindi, insomma... Oh, merda! Tu, Raffa... Ma ha giocato a P, ma che gioco? Raffa! Ma che cazzo è? Che cazzo era, Raffa? Non l'ho visto arrivare. Ho detto, tu, Raffa! Cosa di... Cosa? Perché? Non l'ho visto arrivare. Ma te l'ho detto, più di dirtelo! Ma se ti dico, è tua Raffa... Che giocatore, esatto. Ma se uno ti dice è tua Raffa, io mi farei due domande, insomma, ecco. Non ti sei sentito? Zio porco. Zio pera. Zio porcone. Zio melone. Zio pera, zio mela, zio banana. Te non mi senti mai nel momento importante, questo è il discorso. Grazie, Aist, per avermi spinto. Quando vuoi. Sempre disponibile. Ma chi? È l'avversario. Ah! L'ho presa! Non so come, ma l'ho presa. Forse l'ho spinto addosso. Ok, Raffa, è il momento. Oh. Vai. No, l'ho sbagliata, sono da coglione. Ma dai! Sì. Il bonus dell'abbonamento, il bonus delle spadine. Il bonus dell'abbonamento è il bonus delle spadine è poi... Posso fare 1v1? King Master sì. Volendo sì. Intanto gli altri si faranno un 2v2, che ti devo dire. Vabbè. Un 1v1 lo accetto molto volentieri. Mandami l'amicizia su Epic che sono Aistizier. Come vedi sul qua, ecco. Ah! No. Questi sono un muro. Questi sono un cazzo di muro incredibile. Non c'è il punto esclamativo ID, è quello il discorso. Perché non sono un giocatore, ecco, diciamo così, professionistico di Rocket. E neanche uno streamer only Rocket, quindi. ID. ID per dare l'ID di Epic, Steam, eccetera. Questo qua. Lo farò un giorno di questi il punto esclamativo ID. Effettivamente ha senso. Effettivamente ha molto senso. Grazie per l'idea, King Master. Sono un coglione, non mi ricordo i nomi, a 2 secondi di distanza. Ok, 2-3. Ok. Buttare in mezzo. Vai, Andrex. Le mie palle stanno producendo.
producendo del liquido seminale. Godo. Man calculated, ok. Espulsione del liquido seminale effettuata. Godo. L'abbonamento, il problema è che io, diciamo che sono un po', cioè, sono universitario, ok? Quindi già questo può dirti molto sulla mia condizione economica. Che era anche 6, 1-1. In singolo ho mai giocato in singolo, quindi non so, però di solito distruggo ampiamente Raffa the Gamer in singolo, quindi dovrei essere perlomeno bronzo. Oh. Stai zitto, eh. Io okay. Comunque non ci gioco da un sacco di tempo a Rocket. È come mantenere il rank, come non perdere il rank. Zio porco. Te come sei, Kingmaster? A livello di... No rotate, yes. Io sono champion. Ah, ok. Mi faccio distruggere da un champion, dai. Dai, perché sono il coso io? Perché sono il capo squadra? Un altro progetto Fennec, wow. Oh cazzo, aspetta, mi sa che non ci stai. Vabbè, faccio sto 1v1, dai, intanto faccio sto 1v1. Magari un paio di partite. Come non ci sono? No! Aistizier non sussiste, no! Etereo, essere Etereo, no! Dai. Aspetta un attimo, vediamo se mi è arrivata una richiesta di amicizia su Epic. Allora. Intanto ha segnato. Facciamo carriare da questo tipo che sicuramente sarà platino 7. Epic. Ma che auto è che ha, scusa? Che ne so. Ah, ma la mia. Sì, qua intanto parlano. Tac. Ah, ok, Kingmaster. Molto bene, eccolo qua. Ok, scusa un attimo che mi pulisco. È un casino questo naso qua d'inverno. Sempre è stato e sempre sarà. E se mi inviti anche al team, conoscere, al party. Ok, molto bene. Vabbè, mi sa che la facciamo 1v1. ICZR schianta il champion. ICZR schianta tutti. No, non è vero, perderà clamorosamente. Dai. Fra non è partito. Quando vuoi, King Master? Quando vuoi fare la partita privata? Decidi te stadio, decidi te minutaggio, tutto quanto. Decidi te. Hola. Minutaggio 30 minuti di partita. Cazzo, ti immagini? Ti immagini? Vabbè, un torneo. Ok. Adesso vediamo un champion salazione. In champion all'azione ti demolisce. Sei champion, sai giocare al gioco, fine. E se magari è un platino con l'account del fratello champion? Semplicemente vergognati di dire che sei champion. No, no, è bravino questo, lo ammetta. È più che bravino, è forte, diciamo. Sì, è abbastanza forte. Sa il fatto suo, ecco. Però allora, questa partita la stiamo facendo abbastanza veloce. Siamo 3v1. Cazzarola, mi sta schiantando. Oh, oh. No, non è FK. C'è questo piccolo problema. No! Ok. È leggermente a senso unico questa partita. Potrebbe essere un problema. Rischierò di essere tossico, scrivo che è giocata. Mi serve l'obiettivo fra... Ah, via da qua. Madonna. Si torna in porta. Uff. Questa è letteralmente la vergogna. Ok. Grazie, caro. Molto bene. Grazie, grazie. Aist Scemotto, c'è un certo bot offline che da 2 giorni che solo tu puoi avviare. Infatti mi aspettavo, cioè... Allora, come posso dire?
Il bot di Minecraft è mio. Infatti io mi chiedevo, ma siamo sicuri che i ragazzi di Meta possono veramente riavviarlo? Però non mi sono posto troppo il problema, perché diciamo era all'università. Oggi... Oh, niente, oggi mi sono svegliato tardi. Sì, lo so, devo riavviarlo io. Però col fatto che ero sempre via, insomma, mi è stato un po' difficile, insomma. Perché sto parlando così di merda? Io lo conosco l'italiano più o meno. Più o meno, ecco. Cioè, Insomma, più o meno che più. prendo tutti a cognizione di parlare in italiano, non lo so, Sì. No, boh, guarda, io sembrerebbe parlare in probabilmente... italiano, cioè pure io sto dicendo cose insensate. Allora, ingegneria, diciamo che non è il massimo come insegnamento No, della è lingua proprio l'italiano italiana. che ha spostato il tiro. Cazzo! State facendo un 1v1 anche voi? No, Sto stiamo facendo facendo un un 5. 3v1 5-1. E Siamo quell'uno è stato 5-1 segnato con lo perché tutte e sfondo tre abbiamo deciso asettico. di stare fermi. Non mi ricordo come cazzo. Ok. Va dentro? Sì, va Non dentro. voglio neanche infierire, dai, ma che cazzo Oh, vuoi? è dura, cazzo. Infatti Erva secondo me è tipo distrutta, è arrabbiato come la merda perché non si ricordava sto particolare che il bot effettivamente di Twitch è mio. Quindi adesso è incazzato con me. Comunque, tralasciando due cose molto simpatiche che sono successe nel server, uno ha appiccato un incendio enorme nel mondo risorse e poi dopo è partito un altro incendio enorme nel mondo normale. Ah, molto bene. Sì. Ma non In due era giorni tipo sono successi due anti-griefing? incendi. In 2 giorni. Ma non era mica No, anti-griefing il mondo cazzo. normale? No, Il mondo normale è no. anti-griefing. Cioè, sì. Il mondo normale dovrebbe essere anti-griefing, perché hanno Dovrebbe. fatto appiccare un incendio. Hanno appiccato un incendio in una foresta fuori dalla fazione Terra. Io tipo ho detto, regà, occhio che ve va a fuoco il villaggio. No, sono scandaloso. Ma secondo me non era, era tipo per deforestazione, Ok. ok? Non hanno calcolato i Ora danni. fatta, mamma mia. Realmente dopo 7 gol ha deciso di quittare. Però strano comunque Erva, perché io mi ricordo che anche Beta aveva i dati dell'account, anche Beta aveva Sai cos'è l'accesso veramente all'account. strano? Il fatto che tu sei 3-4. Sì, lo so. Se mi impegno sono più Secondo me forte, ti ma sta no, in realtà facendo un sì. pochino. In favore, lo so. Mi ha fatto dei gol incredibili. Perché vorrei provarci io a tentare? Guarda, King, se vuoi accettare la richiesta di Raffa. Vabbè, ma scusa, No! entrambe. Cazzo! Cazzo! Entriamo Era insieme? facilissima. Sì, ho capito, Raffa, però cerca di capire il momento catartico che sto perdendo perché sono scarso. Perché sei scarso, Perché, sì. lo so, l'ho appena detto. Ha detto che accetta, King Master. Grazie, King Master. È il ciabolin coloretto. Quasi, quasi, no, niente. Unlucky. Ok. No, no, sono scarso, sono scandaloso. Sono un pirla, Comunque, sono un... Noist, non sono assolutamente arrabbiato con te. Sono solo 2 giorni che mi chiedono: "Come va? Come si fa a entrare? Hai connetti? Ma non va! Ma come non va? Ce l'hai la sub? Sì! Impossibile! Come fa a non andare? Non lo so! Sistemalo! È il tuo lavoro! Che Però è minchia ho quello. È il tuo fatto? lavoro, Che sono minchia ho solo un fatto? nerd. Che minchia ho fatto? Che minchia ho fatto? Che minchia ho fatto? Che minchia ho fatto? No, È il devo fare. tuo lavoro, Bisogna farti schiavo di il merda. canestro, fra. Ho fatto una cosa incredibile su Rocket. Cioè, ho fatto una cosa di un Champions a un Champions, cioè, incredibile. Non ho visto manco cosa hai fatto. Nel senso, Un double touch nel per senso, alzarmi la palla. io devo parlare, cioè, era lavoro mio? No, ma non è neanche lavoro mio, cioè, poi io non so mica riavviare i Appunto. bot. Oppure anche i rimborsi mi paventa. Eh sì, potete darli i rimborsi, faccio. Ma neanche ho i permessi per darli i rimborsi, non Perché posso vuoi il gestirli i dobloni. trade, Andre? E mi ha Cosa mi vuoi risposto: tradare? "Ah, posso fare uno scambio, vedi?"
Ah, io so qua che questo mi parte. Neanche lì ho il permesso per andare sul server di merda. Non lo so. È dura, cazzo. King, sei forte, cazzo. Beh, si vede se sei champion, insomma. Sei forte se sei una divisione. Venir voglia di giocare a Rocket dopo un bel po'. Parlate sopra. Sto congratulandomi con King. Prince the King 88. King. Ok. Invito. Sto facendo Prince. Se parlate in due, non capisco un cazzo. E neanche io. Raffa, tu devi stare zitto a prescindere. Ma che vuoi? Invito Raffa, ecco. No. Sì, invita me. Ice, mi inviti. Please. Vuoi giocare contro il champion? Allora, oh, non gioco io ho invitato entrambi. Non devi invitare te, ti invito io. Cristo Dio. Ma allora, io e Embrex siamo già in gruppo. Allora invita Embrex. E invita Erva. Ma sei detto che vuoi fare te la partita? Fa sta partita io spettatore. Aspetta. Cosa? Uno alla volta, con calma. Esatto. Che non si capisce un cazzo. Un porco. Tanto noi in live non ci si sente. Si sente solo te in live, letteralmente. Ma come ci si sente solo? Ma perché? Non te lo so più a spiegare, lo sai già il perché. Ma perché sti cose? Discord? Perché Discord? Non... Ma Cristo Dio! Oh, là. Molto bene. Da quant'è che non si sente nessuno? Sono pronto a vincere. Ah, guarda. Wait, ma Raffa lo si sente? Perché Erva non lo si sente? Raffi, lei lo si sente? No, vi si sente in live, Cristo Santo? Vabbè. Non sono io. Ah, perché sono io il coso, zio porco? King. No, nomina capo del gruppo. Scusa, King. Scusa, King. Dimmi. Chi è che dovevi invitare? Che ti avevo. Ah. Se poteva essere. No, scusa, Ace. Cioè, capisco il tutto. Capisco che ci parlano in 5 sopra, però. Solo un essere monocellulare, Cristo Dio. Facciamo un 2v2? Facciamo un 2v2? Un 1v1 intanto... Mi tirate fuori, vabbè. No, non è che ti direi... Vai, guarda, ti invito io. Ti invito io faccio da spettatore. Faccio io da spettatore. Guarda qua. Così io guardo la live. Cioè, guardo la partita, guardo anche la live. Puoi entrare... Ma fammi parlare un attimo con il King Master che è qua. Allora, cioè, se vuole distruggerci, boh, va bene, tanto noi dobbiamo per divertirci, non per il re. Perché? Dove startare è starto. Sono un coglione. Ti ho invitato. Rimanda che sono un coglione. Sei un coglione due volte, perché già... Minchia, però che clima, ragazzi, non pensavo fosse una giornata così di merda. Che clima? Serio? Se lo sapevo non entravo nemmeno. No, ma cerca di capire. Raffa che parla sopra. È una cosa assurda. Vedete una cosa. Fate adesso voi una partita. Ok. Un'altra cosa veloce. Sì, 2v1, dai. Io intanto faccio da spettatore. No, non fate 2v1. Fate 2v2. Che 2v1? Voglio provare a fare l'1v1 con lui. Cioè, va mi bene. Distrugge, perché mi distrugge. Però almeno rigioco dopo un bel po' di tempo. Ah, quindi 1v1, va bene. Prenditi il turno. Io sono arrivato prima. Ok. Perché proprio questo? Partecipa come spettatore. Era entrato Raffa. Erva, ti dico una cosa. Erva, c'ero prima io. E va bene, vai prima te, Raffa. Scusami tanto. Erva, una cosa molto simpatica. Sto cominciando a odiare la mia prof di telecomunicazioni. No, non è la prof, è la materia il problema. La materia è una rottura di palle. È davvero una rottura di coglioni, è incasinata. Non si e poi bel colpo, Raffa. In che senso prof di telecomunicazioni? Cos'è che facevi te all'università? All'università sto a fare telecomunicazione adesso. Lo so. Cioè, proprio... Telecomunicazioni. Anno. Fondamenti delle comunicazioni, vai, segnali. Wow, questo qua fai stappa che è una meraviglia. Allora, io intanto saluto nuovo follow che è, mi è ancora comparso. Covid. Bella, grazie per il follow.
stiamo adesso alle correlazioni, cioè considerati morto. Perfetto. Vuoi passare telecomunicazioni? Beh, io sto cercando di imparare dal maestro, insomma. Anche no, detto il maestro è il re. No, fanculo, eh. Il re 69 maestro. Voglio vedere come distrugge Raffa. Il principe è il re 88. Grazie della spinta. Non è spinta, è tutta tattica. Sei entrato in partita? Che è entrato in partita? No, niente. Pensavo che Ervan fosse entrato in partita e ti avesse fatto una spinta. Covid. Ah, poi vuoi unirti? Sì. Siamo solo, guarda, c'è King che sta facendo delle partite 1v1, ok, con i miei colleghi. Io sono riuscito a perdere solamente 6-4. Con i miei colleghi, minchia. Con i... sì. Tra l'altro io manco più amici colleghi. Io ho una domandina da Dimmi. Parti. Perché sono entrato in live adesso, visto che stai facendo Rocket League, ho detto... Oh, non gioco a Rocket League da tipo una vita e mezza. Io gliele voglio pensare tutte. Sto dicendo, non gioco a Rocket League da una vita e mezza, c'è Ice su Rocket, dai, entriamo a fare una partitella, visto che stavi facendo gli 1v1. Qui una domanda, che rank è King? Champion. Ah! Un mio compagno di classe è champion, cioè ha iniziato a giocarci di nuovo ed è andato a rankare fino a champion, invece io... E tu sei scarso. Non l'ho più ripreso. No, io non l'ho più ripreso, è diverso. Io invece non gioco a Rocket da un bel pezzo. Scarso. Quindi... Scarso. Che ho ricominciato a giocare... Orco! A Rocket... Aspetta, quant'è che sono entrato, scusami? Bellissimo. Ah, tu avevi fatto quanto? Tipo 40 minuti di live? Sì. Era malapena. Ok, sì. Da 30 minuti ho iniziato a giocare, conta. Devi invitare. E non giocavo da 2 mesi. Wow. Invitami. Sì, ti mando la. Invitami te, innanzitutto. Guarda, ti do il mio coso. È questo qua in basso, Aesthesiar, dove c'è scritto spettatore. Ok. Mandami l'invito e magari facciamo 2 gruppi, ecco. La visuale di Heist, perché se no ogni singola volta... Se no potremmo fare una 3v3, entra lui, entra Andrex. Esatto, si può fare. Facciamo una 3v3, cazzarola. Facciamo una 3v3. Ok, Kovic, allora finita sta partita ti invito, va bene? Se per te va bene, finisco... Anzi, forse so che Erva voleva fare una partita. Okay. Basta, con King. Volevo provare a giocarci contro, giusto per vedere contro cosa andavo incontro. A questo punto lo faccio giocare da solo, cioè che cavolo, mi tampone ogni 2 secondi e mi ruba il turbo. No, ti ho detto, non è se stronzi, è tattica. Cioè, ti rendi conto che io ho perso 6-4 e te ti sta battendo 5-0? Sì, perché io sto giocando con una mano. Cazzo, quando perde gioca sempre con una mano lui. Voglio giocare serio adesso, se partite è giusto già non voglio vedere serio. Come allora, c'hai un champion scontro e non vuoi giocare serio. Allora, scusa, lo stai vedendo vero che non sto manco facendo un salto, non per dire. Ok, ma va bene, lasciamo. Cioè, lui va al contrario. Lo devi invitare tu. Ho capito. Lo invito. Finisco sta partita. Posso vedere sta partita qua? Finisco sta partita. Esk. Letteralmente. Esk. Ah. Facciamo che lo invito io. Va bene, invitalo te. Ovi. Punto. Invita anche Andrex, che ci sei. Andrex 40. Andrex. Suona fischi e canta. Online. Ma Andrex ti sta distruggendo. Come Andrex è uscito da Rocket? Andrex è uscito da Rocket. Siamo in dispari. Che palle. Ma tra l'altro la canzone che c'ha lui, quando è che l'ha andata? Che canzone che c'ha lui? Non lo so neanche sentendo io. Ah boh. Sarà stato un Rocket come Pass 5. Vecchio. Andrex. Andrex. Come here, Andrex. Andrex, abbiamo bisogno di un accento romano abbastanza solido. Come here, please. Io sto spammando su Telegram. Sarà bello fare le squadre. Perché se Kovi è forte,
Random. Random e fai random, prima, no? Random e ti ha fatto... Magari Covi è tipo Grand Champions, queste cose qua. Vai. Sarà tipo loro due con Erva. Bravo! Cioè, comunque questa è mancanza di rispetto, Raffa. Abbiamo King che è Champion. Covi che probabilmente sarà Grand Champion, Super Sonic Legend. Ci sono io, che ero arrivato a Diamante 2 quando il gioco si pagava, poi ho smesso di fare Ranked seriamente. Quindi non gioco. La butto pure fuori, cioè. Mi volevi lasciare pure il gol libero. Questa è mancanza di rispetto comunque, Raffa. Perché uno sta perdendo dei minuti preziosi della sua vita per giocare contro uno che non vuole giocare. Questa è mancanza di rispetto. A questo punto facevi entrare me. Esatto. Guarda, cioè, hai rotto i coglioni per il turno, tra l'altro. Hai rotto i coglioni per il turbo. Guarda, e stai giocando di merda. Se vuoi adesso gioco onesto. Ok, adesso subisci altri 10 gol in 1 minuto e 28. Sono aperte le scommesse. 1 minuto e 28 credo che è un po' difficile, sai. Bugba, guarda, ti conosco. Mi faccia vedere come si gioca. Cazzo, per poco. Ero già pronto per dire uno. Grazie. Però ha già capito come sono le gerarchie. Guarda che ti prende per il culo. Grande King, sei io veramente. Io al Koki e allora il maestro 69 re lo stupro. Mastro re 69. Mastro re il 69. Sespo. Dai su maestro Ugwe. No, è re 69 maestro. Ma che cazzo era sta cosa? Cioè, se riusciva era letteralmente... È una delle cose che ti fanno risparmiare un sacco di tempo che non ho idea di come si facciano. Quello è il discorso. Cazzarola. Vero? Ciao, Andrex. Torna su Rocket. Alleluia. Che siamo in pari adesso. Lo sburbo. Sentry siamo pari. Siamo pari. Ma dai, ma l'ho pure contato. Sì, come farà, scusa. Perché te l'ha ritoccata. Questa voglio vederla sul serio. La ripresa. Ah, l'ha ripresa lui, ok. Poi ti ho detto, scusa, ma perché me l'ha contata come parata? Lo sburbo. Ti giuro, pensavo 100-100 di averla missata. Non sto scherzando. Però dai, diciamo che dal 6 a 4 mio al 12 a 0, insomma, passa poco, insomma. No, ma non stava giocando seriamente. Non stava giocando seriamente. Sono letteralmente sdraiato. In eterno. Io sono letteralmente sdraiato. Vabbè, guarda che ti fa il tredicesimo, zio. No, è atterrato male. Peccato. È atterrato male. Peccato. Dai, Andrex, vieni su Rocket. Sì, aspetta. Smettila di fare analisi 1. Smettila di fare... delle comunicazioni. Hai tutto il tempo che vuoi. Hai tutto il tempo che vuoi perché adesso. Vai, Erbo. Vabbè, vogliamo aspettare Andrex contro... o vuoi giocare te, Erbo? Easy win. Easy win. Bravo King, diglielo. Easy win. Bravo. Guarda King. Anche se mi insulti durante la partita, tranquillo che non mi offendo perché il gioco non lo prendo seriamente, quindi anche se mi insulti durante la partita, Dog. Quanti gol dovresti fare per arrivare a... Fate voi due, quindi? Fate King, King contro di Erva adesso? Blu arancione. Sì, lasciami parlare con lui e se mi si sente in live. Chiedi se mi si sente in live, perché... No, se ti si sente in live, in teoria. Cioè, se ti si sente su Discord, ti si sente anche in live. Ho un 2v2 serio? No, col cazzo, adesso te aspetti. Con il dubbio, allora andrò in... Blu? Ma perché? Perché c'è Erva? Ma come Raffa? Ciao Erva. Fate contro Raffa. Anzi, Raffa, fa piuttosto giocare Covi rispetto. Raffa, ecco. E King. Esatto, fate giocare Covi. Chi va Covi? Io te. Sto io dietro. 2v2 quindi? Raffa e King contro Covi ed Erva. Mi ispira bene. Sì? Vediamo. Sì, mi ispira bene. Aspettate che metto in ok. È già non toccato. Sì, mi ispira un sacco. C'ho il cavo del pad in mezzo. E basta. Tac. Ok. Ok, ci sono. Scusa. Molto bene, così la visuale mi piace di più. Guardi adesso i maestri al lavoro. Hai messo la free cam? Sì. Bene, ok. Dai.
In realtà non è proprio il massimo, però meglio di niente, Sì, diciamo. potevi mettere tipo quella con le cinematiche fatte benino. E qual è tipo di numero? Le E 9? tipo si piazza non mi ricordo, si piazza a metà del campo e prende tutte le cinematiche di tutta la mappa. Perché io qua ho solo 6 telecamere, quindi è un po' un casino. E 4 Ah, sì, sono le scusa. vostre. Facciamo così, dai. L'ho alzato un Ok. po' troppo, perdonami. King all'attacco. Allora. Attenzione. Ah, cazzo! Bravo, 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 Ah no, stavo bravo, bravo. difendendo. Sono coglione io. E questo è gol. Covi. Certo, loro due adesso mi fanno il carry, se cosa pensavi? Mi cari adesso lui, eh. Cazzarola. Covi è bello forte. Guarda Già. qua. Un poco loco, Luna. Cosa c'entra Luna adesso? Dimmi. Perché l'ha scritto Perché ha in scritto in chat. chat. Ha scritto un poco loco in chat, Luna. E Ah, poi ciao Luna. il fatto che l'ha scritto con due C, vabbè, è un dettaglio. Guarda, ti è andata bene King, Ma diciamo, perché Erva tra i due è il migliore. Erva tra i due è il Scusa, migliore. dicevo a Covi, scusa, perché cazzo ha detto King? Stavo dicendo a Covi. Cioè, ho avuto un lapsus Ah. incredibile. Una roba assurda. Quindi ora adesso non esageriamo. Me la cavicchio. Ah, Sì, ma capisci che se sei contro Rafa The pensavo Gamer lanciato in porta. come posso dire? Come posso dire? Come regolo, insomma, Comunque, Erva, se come ti cazzo faccio si gol, ti devi dice? vergognare, sappilo. In paragone, ecco, così volevo dire. In paragone a Rafa, diciamo che si è messo molto meglio, Erva. Sì, porco, non mi veniva la parola paragone. No, vabbè, Poldomod è live. Ciao Stein. Come andiamo? Ho messo anche la programmazione da adesso in poi, Diciamo, così, stavo insomma. togliendo la live di Iced e mi sono visto una palla arrivare. RIP. Let's go. Let's go. Stavo togliendo la live di Iced e mi sono Vorrei visto una vedere i palla arrivare al punteggi, boss. tipo, ok? Diciamo che 82, Oddio, non mi ricordo se quando. 224. Non mi ricordo che Vabbè, se, ci aum sta. se aumento la sterzata, non mi ricordo se è più mollo o più duro. Volevo fare 1v1 con Erva, ha detto King. Lo Ma so, lo io volevano tutti, accetto. però Rafa The Aspetta, Gamer rompe aspetta. le palle. E poi diciamo che. Io accetto. Ah. Non. Scusami, Ice, finisci. Vai, 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 vai. Ormai mi hai rotto le Cioè, palle, guarda, Zeporco. io accetto, non sono forte o altro, non voglio essere, ma accetto comunque perché alla fine il divertimento è il punto chiave del Esatto. gioco. Bravo, sii migliore di Rafa. E Nel mentre modo in cui Rafa approcci la cerca qualsiasi partita. scusante per la sua dipartita. Grazie, È la grazie, verità. Erba. Cioè, è la Cioè, verità, eh. Rafa, Non Cristo mentiamo, Santo, hai la vero? possibilità di giocare contro un champion, giocatela bene, scusami. Hai ragione. No, Covi, io ti rip. voglio Era sposare, Covi, io ti sposo. era un bel gol. Questo Avevi ragione. Covi cazza un altro champion. Ed è un champion, diciamo, non dico portiere, però uno che ne sa in porta. Cioè, non è un Quindi portiere. secondo te è meglio di King o peggio? Diciamo che King ha quella cosa in più, secondo me. King Secondo me. Avendoci giocato contro e è un po' più vedendo. il re della squadra. Esatto. Che È tipo battutina. la testa della squadra, è la testata nucleare della squadra. Questa era ancora una battuta più di merda rispetto a quella di prima. Allora. Che schifo il Cazzo, qua champion. skippare è un casino. Ma perché? Ma Covi che rank è? Penso che lui sia Grand Champ, sai? Non A sto credo, punto, a dai. sto punto. O è Diamante 3, però boh, o è Champ o è Grand Champ. E non ha ancora mostrato le sue carte se è Grand Champ. Se è Grand Champ, adesso li supererà tutti. Vediamo Era cosa Grand Champ, scrive. si metteva a fare gli aerial in mezzo alla mappa, dai. I tri. Sì, si metteva a volare così, tipo, con la palla magnetica. Just for fun. Esatto. Prende e decolla. Sì, con la palla sempre attaccata, però, eh. No, No, King! perché? King! Era un bel passaggio. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Covi mi voleva ammazzare in quel momento, molto probabilmente. No, Non hai fatto Covi è Grand Champion, sei nulla. più forte di me. Azza. Non ho fatto. No, il punto è che.
No, il punto è che la stavo ributtando dentro. Che cosa, per quello stavo dicendo, Kovi mi voleva ammazzare probabilmente. Comunque Kovi sì, è Grand Champions. Molto bene. Era un bella... Orco. Bella derapata. Bella per Kovi. Non me l'aspettavo. Cazzarola. Sì, Kovi comunque. No, no, no. Io me lo sono aspettato dal... Puoi... Aspettati grandi cose. È GC2. Ecco. Comunque hai fatto un bel punteggio, Erba. Hai fatto un bel punteggio. Madonna. GC2, Madonna. King contro Erba adesso, quindi. Oh, voglio provare. Oppure facciamo direttamente la travitra. Però facciamo prima questa, dai. Ma che cazzo siete, onestamente? Ma perché, Raffa? Raffa, togliti dalle palle. Ti chicco dal gruppo. Sorry, non... Ho cliccato per sbaglio, stavo rientrando su Rocket. Sì, sì, adesso è la tua possibilità per... Stavo switchando da Rocket. Devi fare meglio di un 6-4, Erva. Guarda, però... è molto improbabile che riesco a farlo, E uno. Esatto, appunto. Fammi sistemare qua. Ice. La 9. Che altro? Ice. No, quello è il direttore. Io non mi ricordo, potete dirmi una, potete dirmi una cosa? 9. Ragazzi, mi serve un attimo un favorino, perché... Che siate zitti. La sensibilità è più molle, è più molle quando la tiro giù o quando la tiro su? Perché mi ricordo che su Rocket era tipo al contrario. Perché lo chiedi a me? Lo chiedo a te perché sto giocando coi comandi durissimi e ho fatto una troiata. Sì, ho allora, visto. Ripristina qua, proviamo così. Perché non mi ricordo se è in un modo o nell'altro. Comunque sì, Ice. Comunque stai raggiungendo livelli di Raffa the Gamer in quanto a paraculo... paraculare la sconfitta. Sì, davvero? No, dai. No. Ci stai andando, ti stai avvicinando, ecco, diciamo, in maniera molto... Scusa, io almeno sto perdona. Scusami. Raffa, non rompere. Volevo vedere come avevo preso gol come un coglione. Almeno io accetto la sconfitta. Ah, va bene. Mi piace come Raffa sia sempre in perdita, come posso Raffa dire. Sempre in perenne competizione con me senza alcun motivo. Cioè io nemmeno ci gioco a Rocket League. Perché in perenne competizione con te, scusa? Sì, boh, ogni volta tiri fuori un casino. Ma io ho detto Ice the Skippa. Nel senso che almeno gli facciamo fare la partita, no? Ah, ho capito, sì, però tante volte sono stupido. Poi sto anche leggendo la chat. Poi sto anche seguendo BS. Erba, e poi mi sto anche... Standard viola, quando è che porco. Ho comprato il gioco, Raffa. È un busto. Ah, vero. Non mi ricordavo che avevi comprato il gioco, sorry. Arrivo subito. Kovi ha abbandonato il gioco. Dai, Kovi, se vuoi, dopo finita questa, rientrare. Intanto fatti pure una partitina. Madonna, che facciamo la 3v3. Facciamo una 3v3 personalizzata. Che tu dici? Di merda che sto facendo, porca puttana. Sì, figura di merda fatta. Arrivo subito. Ok. Guarda adesso che fa la parte. Comunque, a parte gli scherzi, bravo King. Aspetta, ma King comunque... Sì, King, è bravo. King è da... Ma King da che season gioca? Cioè, King gioca da quando il gioco è diventato gratuito, eh? Non credo. O dici no, di sì? Non lo so, quello non importa, so solo che ha giocato molto più di me, probabilmente. Diciamo che io sono il casual player, che gioca una volta, poi smette, wow. Poi gioca un'altra volta. Bella però, parata questa, però. Vincono o non vinco non mi importa. Alla fine... È bello divertirsi. Se vengo battuto da qualcuno più forte di me, mi va bene. Steve comunque... Rip, Steve è proprio preso, scomparso, non risponde più a nulla. No, Steve è una delle persone che mi sta sul cazzo perché inizia a fare tutto il cocky del... Ah, io sono più forte, ma no questo, ma no quest'altro. Poi dopo lo batti, ma no, io sono il deficiente. No, aspetta, Steve si è trovato una ragazza, ok, ed è scomparso. Tu gli scrivi e non ti risponde. Vai a vedere l'attività, non c'è. Ha fatto bene. Già. Già.
Sì, aveva scritto in chat, non l'ho letto. Beh, al massimo Sto dopo gestendo tre chat insieme, una se cosa vuoi farne bruttissima. un'altra dopo, io accetto, eh. Cioè, Stai gestendo tre chat insieme e non stanno più scrivendo. Sta zitto! Non vale questo discorso. Allora, sta gestendo tre chat insieme. Allora, togliamo Twitch, togliamo Discord. La smetti? Telegram non penso. Quando farai lo streamer ne riparliamo, va bene? L'ho già fatto in passato, tranquillo. Ecco. Sia streamer che youtuber. Sì? Sì. E la gente ti seguiva? Forse ne faccio un... Sì, sono riuscito a fare sì, diciamo sono che un gol di tempo... merda, però un gol, sono felice. In tempo una settimana riuscivo a fare 50 iscritti e 200 visual. Beh, non è male, cazzo. Sì, poi sono arrivati gli esami di terza media e ho smesso. Ah, ma quindi stiamo parlando di un periodo di YouTube bello lontano, cazzo. Oddio, bello lontano, no, ti ricordo quanti 3 anni fa. Avevo 3 anni fa. Bello lontano no. Score con un gol ha fatto. Con un gol è saltato da 800 a 1010. Io comunque ho quasi la strana impressione che King in pratica abbia deciso di, come posso dire, di favorire un po' il mio retaggio di streamer e non cucinarmi troppo come un ovetto in padella, insomma. No, diciamo che forse in realtà non eri neanche così male. Cioè, ci giochi molto più spesso di me, certamente. Di me, certamente. Ma guarda, sai che io torno a casa... Guarda, io da 2 settimane, quasi 3, che torno a casa alle 6 non di sera, se va bene. Lo so che lo so. So tutti i tuoi piani, perché ne parli ogni giorno. Lo so, ok. Sono un principino, insomma. Ho bisogno di sentire un po' di attenzioni. Ah, comunque Ice ti hanno avvisato gli altri che volevo uscire dal server di Poldo? Sì, in realtà me l'hai detto di persona. Sì, anche. Quando? Ti segna la data sul calendario. Che stronzo, che stronzo. Ah sì, guarda, è il 12 novembre 2023. 2023, cazzo, peccato. Cazzo. No, ma a parte gli scherzi, sai che quando l'ho detto ad Accetta, che ero in vocale con loro, sono entrato tipo 5 secondi per dirgli sta cosa. Io ho detto, guarda, adesso finalmente tu, Erva e Sput potrete finalmente festeggiare. Tu, Erva, Sput, Pane e tutti quanti. Ho detto, potrete finalmente festeggiare il fatto che me ne vado. No, perché ci no, sono... no, ok. Perché credo che ci sono Aist. Rimasti all'incirca. Dimmi. Forse, non lo so. mi sto facendo... M'ha stuprato. lo sto vedendo. Si vede che devo ricominciare a giocarci e a fare un po' di pratica. Forse. Okay, vedo come stai leggendo le chat perché non mi sono visto essere curioso. Sì, ho letto Checco. Ho letto Checco 580. Non rompere le palle. 89. Dite qualcosa. Insultatemi nel mentre. Fate va bene, Erva. Ti insultiamo. Fai schifo. Giochi male. Un pezzo di merda. Come andiamo, Checco? Dice che ti abbiamo insultato. Perdona l'irruenza del mio collega. E ripeto, collega. No, amico. Lo stronzo anch'io, però. È mio amico. Tutto bene. Io sto un po' male. Infatti sto un po' col naso ciondolante e con la gola tipo stra mega irritata. La mia voce io me la sento che è tipo mega mega... Gracchiante, come posso dire, sì. Detto nello stesso momento. Cazzo. È quello che mi sorprende, perché gracchiante non è un termine che viene spontaneo, ecco. È un termine un po' di nicchia. Come cazzo è possibile? L'abbiamo detto insieme. Che fate? Stiamo giocando a Rocket con della gente più brava di noi, molto più allora, brava di noi. Invita Andrex settimanale. Io faccio 2 giga di aggiornamento per venire a giocare con Ice e scopro che c'è un champion in... Sì, 2 giga. Sai quanti aggiornamenti devo fare, Ice? Quanti? Da quando il giorno che è uscita la season nuova sono entrato a fare una partita
e prendere il pass con i crediti che avevo lì, tanto non li usavo. Poi non ci ho più giocato. Ho formattato il PC per vari motivi. L'ho installato. Ho aspettato che arrivasse una live tua o comunque che ci fosse gente per giocare. E ho aggiornato apposta per venire qua. E facciamo questo 3v3. È andato meglio di Raffa. Allora, King. Invita Andrex, Erva. Dico, ma siamo già in 5, un po' di pratica, ma invita... non me la sono presa. Non è manco... sono contento. Sì, anzi, sono contento che abbia giocato bene. E te? No, lui, ma io. Ah. Io secondo te, Raffa. Ovviamente parlavo di lui. Okay. Cioè, se devi fare qualche commento sul sottoscritto, King, cosa diresti, insomma, su di me? Quello che hai affrontato per prima, insomma. Ice, il mio commento sarebbe: molto bello il tuo maglioncino. Non è un maglioncino, è una maglietta. Sembra un maglioncino. Più che altro, dopo, se volete, potete tipo condividervi le vostre sensibilità di sterzo e volo, perché devo ancora sistemarle. Che ti ho lasciato un po' giocare perché ero freddo, basta. Zio porcone. Dai, ovviamente ci sta, lo immaginavo. Andrex l'ha invitato? Ci sono due opzioni, sì, va nel congelatore o va nel forno. Dai, mi unisco a blu allora. Perché mi sa? Sì, Andrex l'ha invitato. Già, siamo 3 contro 2, però i due sono devastanti. Sicuro che non siete voi i due? No, niente. Io e ho fatto una menata. Ah, ecco. Già. Ma l'esplosione bronzo? Diciamo che ci sta, però. Quando sei a Grand Champions fare... culando, dai. Esatto. Su via. Questa è una perculata immensa. Tra l'altro di che season è quell'esplosione? Che non... 6. No, 7 no. 6, Cristo, impara ad ascoltare. Parate, parla con Raffa. Ok. No, ok. Stanno trollando, ok, basta. Stanno trollando, è impossibile. No, ok, sta trollando. Andrex, entra in partita gentilmente, dai. Ma dove? Entra in arancione. Ma porca troia, porca, ma è stata ancora fa la partita. Entra che te, Cristo. Abbiamo iniziato adesso, Andrex, ti abbiamo aspettato per mezz'ora. Non mi ha fatto entrare. T'arrangi. Cazzo. Non ti ha fatto entrare perché eri in gol. Andrex è entrato. Ciao Andrex. Ciao. Andrex è forse l'unico su questo campo che posso... Raffa, me lo stai pure fottendo. Vaffanculo, godo. Madonna. Dopo sta partita mi posso unire? Va bene, siamo in set, cercheremo di fare di necessità virtù, insomma. Sì, sì, Andrex, quei due sono forti. Sì, sì, hai dei compagni devastanti, diciamo, ecco, per così dire. Volendo puoi star lì, fermo con la macchina, e loro esatto. Comunque vincerebbero. L'ho messa malissimo, mamma mia. Ho visto. Niente, tanto, niente erva. Mi hai colpito in volo. Cosa ho fatto? Mi hai colpito. Scusa, perché eri lì sopra? Mi hai battuto. Perché stavo cercando di prendere la palla. Va bene. Il godimento. Mi hai letteralmente distrutto come... Non so cosa. Non voglio fare il paragone. Non voglio provarci. Sono stupido. No comment. Ti ha letteralmente distrutto come... Guarda, se proprio vuoi fare un paragone infame, me alla partita di prima. Esatto, ecco. Bravo, questo è un bel paragone. Anche Erva, perché anche Erva era sotto di... Mi dà fastidio aver fatto la figura prima? Di merda. Almeno lui ha fatto un gol. Mi dà fastidio un sacco. Mi dimenticherò a fine giornata? Molto probabilmente sì. Bene.
Vabbè, la legge di Rocket League, a parte il primo al mondo, c'è sempre qualcuno più forte di te, insomma, no? L'essere il No, primo la al legge mondo, di Rocket insomma. League è ti incazzi in ranked quando Punto è, ti King va. sarà pure forte, ma toccherà l'erba. Sì, la toccherà più Guarda, l'erba. guarda, es esatto, lo stavo per dire io. Ah, guarda, ne dubito. Per tutto il tempo che sto fuori adesso. Tu sei stato fuori in macchina adesso, o stai di solito la No, mattina col treno in stazione? sono andato in palestra. Dove i barboni pisciano sul pavimento in stazione, zio porco. Con tutto il rispetto per i Dove barboni. il barista letteralmente si incazza perché non gli dice a cosa ti servono i soldi. C'era un mio amico che è andato a chiedere al barista se gli poteva scambiare i soldi, no? E il cambio, sì, Piuttosto ok. se sì, poteva fare il cambio da una banconota da 10 in una Ok. banconota da 5 e il resto moneta. Ok? Il barista gli ha chiesto a cosa ti servono i soldi? Lui non ha sentito la domanda, non gli ha risposto. Il barista si è incazzato e gli ha detto: no, Grazie, adesso non te li scambio più. Va bene, regà, non gioco. Che vo' da dire, regà? Fate tutto voi, va Rafa. bene. Va bene. Oh, le palle non le tocco, non le tocco le palle. Posso tranquillamente fare così. Va, faccio così, va, Non le scia. dovresti toccare a Mai prescindere, toccare Rafa. le palle. Vai, mi faccio un cazzo, tanto, va. Vai a toccare quelle di Ice al massimo. Ce l'avete voi. Andrex è abbastanza triggerato da quanto posso vedere. Ma porca troia, non prendo manco la palla. No, Cazzo. infame. Questo Ti ricordi discorso quando te l'ho comunque è sentito, Rafa, ultimo di su Andrex e può Rafa? essere Met molto Rafa, fraintendibile. Rafa, Rafa, ascoltami bene. Mettiti le mani nel culo. Grazie. Esatto. In generale, no, anche quando fai bene, metti. No, dai, Beh, sì, scherzi, Ice dai. mi insulta pure quando faccio i gol, quindi. Esatto. Questo te l'ho Perché obbligato. sennò ti ammorbidisci, ecco, sennò ti. Porca troia, porca. Tu mi Oh, insulti a prescindere gli ogni rompi giorno, tutto ogni il momento culo. della giornata, Oh, cioè. andavo addosso alla palla, guarda. Ah no, non può. Va bene, grazie. È un po' come essere il terzo portiere del Turkmenistan e giocare con Messi e No, è il Ronaldo. terzo portiere del PSG, inutile. Ma no! Ma no, povero! Chi è il Terzo. terzo portiere della Allora, c'è cioè, Donnarumma, Navas e... Boh. Ci sta ancora Areola, forse? Areola? Pure Checco si vuole unire. Checco! L'ho letto 30 minuti fa io che Checo voleva unirsi. E io gli ho detto sì. E Io l'ho riletto. tu l'hai riletto come un coglione. Come un pesce senza occhi. Hai usato a rileggere quel commento. Puzzarone! Perché un pesce non dovrebbe avere gli occhi? Ma perché ho voluto fare un paragone? Ho Ma detto un pesce esistono i senza pesci occhi. ciechi. Sì. Oh! Ah, ma sei Rafa, non rientrato. pettrogliate, ti prego. Grazie. L'ha beccata Lob. lui. Ah, Jesus! Gesù! Proprio lui. Ho finito il boost! Che palle! Nel momento sempre meno No, opportuno Roccia si la regola finisce. 2. Cazzo, Covi, prendila, Covi, prendila. Scusa. E niente. Dai, dai. Invitiamo anche Checco. Mandami l'ID l'ID tuo di Epic, Checco. Così Erva si unisce. Fai entrare che come ne vado io, Ah, ok. Sì, basta. Perché tutti scrivono punto esclamativo ID? Non c'è il Perché comando. tutti, perché gli streamer di Rocket lo usano tutti, però nessuno ha ancora capito Ok. che tu non sei uno streamer di Rocket e Ah, io streamo di ok. Rocket per Vabbè. rivedere. Wow, Fra, sono bravissimo. Comunque, Io con l'ultima va. anzi, faccio l'ultimo e vado, ok. Guarda, perfetto, perché io pensavo di fare l'ultimo anch'io e staccare la live, quindi ci sta. Tu Bene. bot, inviterò Terba. Ah, va bene. Sei tu lo streamer però, eh? Sì, lo so, però essendo che io sono lo streamer, non mi devo occupare di avvicendamenti Sì, secondari al gioco. in realtà sì. No. Sì. No. Sto ancora in Vanno a partita. spiegare ad Andrea Parisi allora. Andrea Parisi non sa neanche aprire Telegram senza Panini. di te, guarda. non sa Allora, neanche Andrea aprire Panino. il PC tra Beh, un po'. che Andrea Panino ho dovuto spiegargli io come aprire metà delle cose è un dato di fatto. A parte OBS, su quello è capace. L'hai Almeno invitato, quello. caro il mio S Erva? gli ho mandato un'amicizia.
No, molto sto bene. Aspettando come l'accetta. E ti verrà, recapitata un'amicizia da Itserva. Dai, facciamo una bella cosa. Distruggiamo Napoli. Ehi! Godo! Sì! Una cosa... Sì. Finalmente una cosa utile all'umanità. No, ora c'è il comando in D. Qualcosa di giusto. Visto, Ice, ora c'è il comando in D. Ma dai. E quando devi fare le stream training su Rocket o su qualsiasi altra cosa in multiplayer? Rocket, semplicemente. Ok, mi piace. Mi piace come... come modo, cioè, di pensare. Perché dovrei mettermi a streamare un gioco che non so giocare? Comunque è entrato, mi sa, sai? Chi è? Chi è? Perché sono io il leader? Erba, tieni il leader. Come tieni? Va bene. Perché mi date il leader? Io non voglio avere il leader. Io non sono un leader. Raffa, non te povero. Sono uscito, non te l'ho manco dato il leader. Zio porcone, Raffa. Andrex sta giocando una partita online. Vabbè. Epico. Se vuoi uscire... Ah, a posto, via. E niente, Andrax non c'è in game. Ma tu hai detto che eri in partita, hai detto? Era in partita nel gruppo. Scusami, va bene, scusami. Allora. Auto. Okay, cazzo. Ah, una posizione sbagliata. Cazzo. Andrax, ti ho invitato. Andrax joina blu. Sono le stesse identiche squadre di prima, che purtroppo. Esatto, però senza Raffa. Che potrebbe, come posso dire, andare a nostro vantaggio. O ribaltare il risultato. Dai, Raffa, non prendertela. Ti vogliamo bene, sotto sotto. Tanto sotto, però sotto ti vogliamo bene. Un sacco sotto, tipo... sul fondo del mio cuore, ma proprio pochissimo. Sotto la fossa delle Marianne, tipo. Io sono sincero, Ice, tu no? No, anch'io sono sincero. E niente, ho sbattuto Raffa. E a Erva. Perché ho detto Raffa? È presente la profondità delle fosse delle Marianne? Come ha fatto lui? Raffa, è presente la fossa delle Marianne? Quanto profonda è? Ecco, più in fondo. E poi non tipo... T'ha confermato. No, pochissimo proprio. Ah, devo riprenderla! Non l'ho ripresa. Sono scarso come la merda. Niente. Ah. Che culo. Non avrò mai tanto culo in vita mia ancora. È una tortura questo game. È una tortura questo game. Ha fatto il flick. Oh my god. È letteralmente una tortura. Cioè, è letteralmente come... come non respirare, lezione 101. Bello. Raffa, si sta un po' rompendo i coglioni, perché effettivamente stiamo vincendo per una volta. Cioè, non si sa come, no, per... No, ecco. Lo so. Detto al momento. Non canto vittoria. Sono scaldato un pochino, dai. Non farò più la figura di merda che ho fatto prima, più o meno. Cioè, più o meno. Sono in tre, quindi... Raga, ma cosa ne pensi? Se è una figura di merda, la facciamo tutti. No, il furgone. Cazzo. Di Roblox. Tu, Erva, sei solo contro tre. Molto bene. Ah, ok, va bene. Sai, lasciare solo... Ice. Lo so. Lasciare solo... Lo so. Ascoltami. Ascolta cosa ho da dire. Lasciare solo uno che l'ultima volta che ha giocato... decentemente era 6-7 mesi fa ed era arrivato massimo diamante 2 contro un GC2, forse non è una buona idea, eh. Forse. Lo so. No, niente, sono scandaloso. Sono uno scandalo. Questa la dovevo prendere, questa era mia tutta la vita. Questa di solito io la prendo anche tante volte. Il problema è che ho dimenticato di schiacciare il turbo. Cristo santissimo. Va bene, la paraculata. Mm?
Ah, vero, è effettivamente vero. Volete sapere un fatto sorprendente? Ice accelera con la levetta destra. Cioè, frena con la levetta destra. Sì, lo so, gli ho detto. Lo sto dicendo ai nostri amiconi che stanno giocando contro di noi. Lui sta giocando accelerando con la levetta destra. Con la levetta sinistra. Con la levetta sinistra. E come fai a destra e sinistra? Con la levetta sinistra. E tu ti muovi nel mentre sterzi. Questo sì. Spiega molte cose. Puoi mettere i comandi normali tre? No! Non rompete il cazzo. Ma che cazzo volete da me? Il fatto è che triggera tutti, a lui no. Saranno cazzi miei, poi... Perché giocare cazzo. Muovendo la levetta destra? La levetta sinistra! Saranno cazzi miei. E perché tenere i comandi di sterzata e i comandi di accelerazione sulla stessa levetta? Però gioca con un controller dell'Atari, ma ti cioè non stai giocando con l'Atari, stai giocando con un controller dell'Xbox. Ragazzi, non rompete il cazzo. Ok, vediamo cosa ci credo. Cioè, cos'è? Con i tasti normali arrivi champion, non lo so. Perché se con i tasti così sei arrivato a diamante, allora complimenti, tanto di cappello. Oddio, diamante, poi. Boh, non diamante, so diamante, 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 diamante. Quindi anche i champ missano delle palle non missabili. Devo prenderla. Ok, l'ha presa Tubot. Perché ogni volta che mi muovo mi schianto contro qualcuno di voi? Che ti devo dire? Abbiamo missato la palla. No, e con qualcuno di voi intendo Ice. Esatto. Stavo per dire, sei solo con me che ti schianti. La morte. La morte. Questa è la morte. Questo game qua è la morte, tipo. Comunque ti ricordi, Ice, quando prima ti ho detto hai parlato troppo presto? Sì, ma io ti ho detto stiamo vincendo. Lo sapevo già che non avremmo vinto. Stava facendo gol lui, un attimo. Non interferite, poverino. Stava facendo gol. Lui stava facendo gol, non io. Lui. Il gamer. Comunque mi fa veramente piacere aver fatto così tante amicizie. Virtualmente parlando, ovviamente, si intende, cioè amicizie di Epic. Guarda, io stavo pensando di smettere definitivamente di passare su questo posto. Come merda. Guarda, puoi stare tranquillo, Erva, non gli ho dato i permessi di questa stanza, Raffa. Più che altro perché ogni volta che entro su sto cazzo di server sono 10 minuti lamentare perché qualcosa riguardante Poldo non va e io non ci posso fare un cazzo di niente perché non mi chiamo da Parisi. E perché non hai la password perché del non bot sono no, non di sono Twitch. Alto 1,90, non ascolto metal e non sono biondo coi capelli lunghi e occhi azzurri. Non è 1,90, Poldo, è 1,80, dai, è 1,80. Infatti, sembrava strano. Cioè, 1,90 vuol dire che... Come minimo c'hai un pisellino di 5 centimetri. Ma no, com'è che era la regola della L? Sono ancora arrabbiato. Cazzo! Giocate voi, che botta dire, raga? Bene, dai, io mi sa che posso salutare la chat. Posso salutare la chat e finire la live. Sì, cazzo, sono le 8. Cioè, sono le 6 passate, scusa, che è le 8, le 18. Voglio farmi una partita con Kobe, dai. Anche se mi stupro, voglio fare una partita con lui. Vabbè, allora facciamo che la guardo. Cosa... Sì, va bene. E ha leftato la partita. Facciamo che la guardo, lefta la partita. No, è ancora in gruppo, però. No, tu... Sì, ok, vabbè, ho schiacciato un iscritto alla partita di gruppo. Ciao, grazie. Aspetta, bella King. Quando vuoi... Ok, no, non voleva. Ok, va bene. Sì. Si finisce la live. Oppure voleva e non mi ha sentito perché in live non mi si sente. Ma in realtà a te in live si sente. Ma sì che ti si sente, dai. Non prendiamoci per il culo. Ti dico, in realtà in live non si sente proprio un cazzo di niente. Ma come non si sente un cazzo di niente? Li ho visti i volumi com'erano. Erva. Cristo santo, so dividere gli audio. Ma come non ti si sente? Bassissimo, Ice. Puoi chiederglielo te allora, per favore? Ma come ti si sente bassissimo? Ha già lasciato il gruppo, come non detto, scusa. Ma zio porco, sei praticamente tra il verde e il giallo, Cristo santo, su OBS. Ma Ice, il punto è che tu stai usando il robo guadagno. Il robo guadagno non lo tiene stabile, lo respinge subito indietro. Ho capito,
Ma io ho direttamente il coso all'uscita. Raffa, vuoi entrare in partita allora? Te, giochiamo io e te, dai. Vabbè, io intanto saluto la live, no? Sì, tu saluta. Grazie ragazzi, grazie, scusate le urla, scusate tutto. La sorta di Discord si sente strabasso. Allora la sistemiamo. Oh là, aumentiamo filtri, guadagno, il 18% di... Cosa devo alzare? Niente. L'audio normale è deficiente. No, è il 100%, Cristo! No, non quello! Devo rifarti la lezione. Sì. Sì, rifammi la lezione, okay, da capo. In sede privata, senza, okay, nessuno che mi rompa i coglioni. Ciao ragazzi, statemi bene. Ciao. Ah.